Eccoci, siamo live. Siamo finalmente live. Ciao a tutti. Ciao! Ciao signori. Ciao. Allora, siamo tornati. Oh, Mamma ci mia. siamo. C'è già un botto di gente, vedete, c'è già un sacco di gente. Io, senti, io al di là di dire benvenuti sul canale di Nerdcore, lascerei la parola subito all'arbitro per le dovute Bravo. presentazioni. Arbitro, a lei. Allora, buonasera a tutti. Grazie per Buonasera. essere tornati a una figata devastante essere di nuovo qua tutti quanti assieme. Come vedete ci sono delle facce nuove, come vedete ci sono delle facce disgustosamente vecchie, tra cui la mia. E siamo tornati finalmente con Drawings and Dragons. Vorrei spezzare una lancia a favore di Riccardo e Roberto perché poco tempo fa hanno scritto una chat che ho scritto: "Oh, ma rifacciamo Drawings and Dragons?" E ho detto: "Sì, vabbè, dai, sti cazzi, facciamolo." E in realtà, a distanza di meno di un mese, siamo ripartiti. Quindi, fighissimo. Non è più super fancy, super tecnico con la regia, le cose. Siamo in quarantena, non si può uscire di casa. Al massimo si può uscire dal proprio comune, adesso vaffanculo. Però per il resto siamo tutti quanti a casa. E quindi abbiamo deciso di giocare tra amici. Abbiamo deciso di giocare tra amici, abbiamo la fortuna di avere Tra dei amici. giocatori. Dove sono gli amici? Vabbè, tra pseudo amici. Io non vi conosco. Infatti, Narada non ci conosce. Scusate, non si può fare pubblicità, poi tra parentesi. Ok, Fammi bere, va. scusate. Vi ricordo che, come ben sapete, questa tazza non contiene acqua. Storico. Questo è tè freddo, tè freddo. Se ti va tutto male con i giochi di ruolo, inizia a fare la birra Esattamente. artigianale, con scritto qui non c'è birra. E detto ciò, stiamo per ripartire. Sarà un'altra avventura disgustosamente croccante o croccantemente disgustosa, riprendere i vostri punti di vista. Non utilizzeremo più D&D quinta edizione, utilizzeremo Ose, ma ne parliamo dopo. Ma soprattutto, abbiamo due new entry all'interno del gruppo. Michele non c'è questa stagione con noi, però fidatevi che in un modo o nell'altro non sentirete la sua mancanza. E si sono aggiunti invece due Cattiveria. nuovi giocatori. Il primo è Lorenzo Fantoni, che è anche il padrone di casa, colui che ci ospita. È un serio Un giornalista, cioè applauso. Serissimo giornalista. Invece c'è un giornalista, è una persona, è un amico, è una persona con cui ho giocato spesso, mi ha fatto la testa così con Cyberpunk e mi ha fatto rosicare molte volte per le figate nerdiche che fa e soprattutto, come vi dicevo, è il padrone di casa, è il proprietario di Nerdcore, quindi iscrivetevi, seguitelo, non fate gli stronzi che vedete solo noi, ma seguitelo subito. Sto Il poraccio. secondo, e giocherà una cosa disgustosa, ma i giocatori li presentiamo dopo, i personaggi. La seconda new entry è una persona che molti di voi, quasi tutti, conosceranno, ed è qui in veste di giocatore. Come ci ho detto prima, io non voglio fare nulla, non voglio presentarvi, sono qua per divertirmi. È Daniele Bossari, che Ciao. salutiamo e ringraziamo, e probabilmente stasera lo insulteremo anche un po' perché Sì, ammazza, dai, ammazza. anch'io però, No, no, sì. Così Dario è salvo per una volta. perché tutti quanti noi assieme, come sapete, siamo molto amici, ci conosciamo molto bene, quindi ci insultiamo molto, cioè se avete la nostra chat è qualcosa di vergognoso, lo facciamo per farti sentire a casa, Dani, quindi Certo, non ti chiarissimo, preoccupare, cioè, quindi chiarissimo. posso che dirti no, dai, Narada, non fare questo, e Narada, che cazzo stai facendo? Cioè, quindi è per entrare nel mood. Detto Posso ciò, ridermi dalla chat la piagna? con noi, vado in ordine come lo vedo, abbiamo Roberto Recchioni, non vi sto a presentare ragazzi, cioè, riconosco tutti quanti sti cazzi, cioè, hanno visto anche il vecchio Drawings and Dragons, guardatevi sono i primi 5 minuti della vecchia stagione. Abbiamo Dario Sicchio, probabilmente per questa puntata, forse per i primi quarto d'ora sarà con noi, poi verrà bannato sicuramente da Twitch, quindi lo avremo con noi per un buon quarto d'ora, quindi potrà parlare con la sua raucedine per questi 15 minuti. Poi abbiamo Lorenzo Magalotti e Denise Venanzetti che giocano assieme, perché oltre a essere una coppia hanno anche un PG in due, scoprirete la meraviglia di che cosa c'è. E poi non so come si chiama l'ultimo che con noi non è importante, poi c'è Riccardo Torti, che naturalmente Riccardo cambia le classi, ma il PG è sempre lo stesso, quindi Esatto, è tutto Riccardo quel Torti. verrà parlato poco, adesso sarà sfera dei coltelli o qualche altra stronzata.
E mi piace perché Riccardo sembra che sta dei pomeriggi nello studio di un intellettuale, sai quale dire? Ma parliamo col filosofo Riccardo Torti. Ora mi compro la pipa elettrica invece di sigarette elettriche. No, no, quella con le bolle di sapone. Io mi aspetto la prossima volta di vederle il lupetto e Tweed che dice, ma però secondo me diventi... Non è che mi piace la roba, è che sono in andropausa. Vorrei giocare con un D19 che è... E io farò l'arbitro, perché il Game Master nello school si chiama arbitro, per questi 7 disperati, diciamo così. Non abbiamo un numero fisso di sessioni, perché sti cazzi, cioè vogliamo giocare il più possibile, quindi non ci siamo dati un termine. Sarà delle sessioni old school lievemente rivisitate. Giocheremo a questo gioco, si chiama Old School Essential, che è quello che era è fondamentalmente BX, ovvero i moduli immediatamente precedenti a scatola rossa e scatola blu, come potete vedere anche i segnalibri sono rossi e blu, guardate che meraviglia. E quindi è il vecchio modo di giocare a D&D. C'è una mortalità folle, non c'è un bilanciamento. Non voglio essere un master super stronzo che ammazza i giocatori, perché cioè, siamo qua per divertirci tutti quanti assieme, però non voglio neanche essere il Deus Ex Machina che salva sempre la situazione, quindi probabilmente morirà anche qualcuno. Beh, ovviamente. No, probabilmente Sneaky farà palla de fo', sfera dei cortelli su tutti quanti all'ultima. Te l'ho già detto qual è il non me lo ricordo, se era feccia volante, freccia di fuoco. Freccia di fuoco, effettivamente. Giocherò soltanto per trovare insensato questa cosa. Giocherò soltanto per trovare il modo di fare una freccia infuocata, lanciarla a freccia di fuoco. E poi pure tu bannato. Comunque forse mi ricorderai poi. Queste sessioni vogliono essere un tributo delle dichiarazioni d'amore ai vecchi moduli dell'editrice giochi, ai vecchi alla scatola rossa e a come si giocava una volta. Quindi ci sarà un sacco di dungeon, voglio vedere come cercheranno di trovare soluzioni in maniera laterale senza dover fare n.000 tiri di dado. Siamo qua proprio per divertirci e per raccontare una storia assieme. Come sempre butteremo dentro un sacco di citazioni dei nostri amici o di cose a noi care, di film, eccetera, eccetera. E alcune cose su Old School Essential. Fondamentalmente è sempre un D20 system, non ci sono tutte le abilità, tutte le varie abilità possibili inimmaginabili, ma c'è si tira solo sulle caratteristiche e quindi è molto più veloce di tutto quanto. Ci sono le vecchie classi, quindi le classi fondamentalmente sono chierico, nano, elfo, halfling, guerriero, ladro e incantatore. Quindi sono molto, molto semplici, non ci sono combo, multiclasse, cazzate del genere nei giorni nostri. Che è successo? Berto? No, niente, scusami, perdonami, eri sparito. Perdonami. Eccoci. Che emozione. Momento così. Chiamativo signor presidente. Esatto. Signor arbitro, il futuro per i nostri arbitro. PG? Arbitro. Il futuro dei nostri PG? Ok. Oh, però gli è bene il cartonato. La scuola del primo di Marziale Marzo. Adesso non ci casco. Allora, Old School Essential è un gioco della Necrotic Gnome di Gavin Norman, che ha appunto riportato in OG l'OSR, l'Old Renaissance, creando diciamo quello che è adesso il modo di giocare OSR. Naturalmente lo portiamo noi in Italia, ovviamente. questo. Ma voi chi? Poi non lo so, cioè non si può fare pubblicità, ragazzi. Quindi la Nicola De Gomez. No, esatto. The Gobbis SRL. PDF al 50%, la mega ditta. Detto ciò, faremo anche un intervallo nel mezzo, dove, perché ci hanno scritto in tanti, come facevamo una volta, ci saranno le varie domande e risposte.
Quindi se avete domande da farci inerenti a qualsiasi cosa, siamo qua per rispondervi. Alla fine dico sempre siamo qua, gli altri non tutti quanti a fare pipì a fuori la sigaretta, io sarò qua a rispondervi e farò pipì nella bottiglia. Quindi c'è, non so, che bella cosa. Non ci sono problemi di sorta. Volevo fare dei ringraziamenti. Allora, innanzitutto, prima di tutto, il ringraziamento più grande a Nerdcore, che ci ospita. Figurati, un piacerione. Grazie mille Lore. Un ringraziamento a Daniele che ha deciso di partecipare con noi folli. Non so neanche come mai abbia deciso questo. La quarantena fa. Me lo sto chiedendo adesso, infatti, in diretta. Quindi non lo sa nessuno perché lui è qui. Ma Daniele, non lo so. Daniele, devo ammettere che io la prima volta che ho visto in televisione correvi con la Marcuzzi e mi viene a pensare come ci sei finito con noi. Tu eri Ibiza con Chris e Chris. Come la gente di Daniele che mi dice scusami ma tu chi cazzo sei? Io no, guarda, però guardate che io in realtà la scatola rossa ce l'ho, in questo momento ce l'ha fisicamente, è nella casa dei miei genitori, quindi non posso raggiungerli per ovvi motivi. Però dal 4 sì, e quindi poi la porterò qui perché, e quindi in realtà è da tantissimi anni che non tocco più le avventure se non leggendo, quindi mi piaceva l'idea di poter rivivere quella magia anche se non ricordo minimamente le regole e non le ho volute studiare un po', insomma. No, allora Daniele, la cosa bella è che è un po' come andare in bicicletta, non si cade e ci si fa male. Esatto, cade di faccia, muori e ti rialzi, okay, con un altro bicicletta. Okay. Più che altro, bella esperienza che hai avuto con le biciclette. le regole sono un contorno, la cosa bella è fare la storia assieme, il ruolo sempre sopra le regole, quindi chi se ne frega, cioè giochiamo assieme, ci divertiamo assieme, non è assolutamente importante. No, ecco, cosa... Ti chiedo un po' di pazienza, solo questo con grande... No, adesso, poi dopo ci prendiamo in giro, però qua sono, diciamo, sincero, autentico. Abbiate pietà. Ma sai cosa è la cosa bella? Che tutti quanti impareranno le regole assieme a noi, quindi qualsiasi domanda, non solo tu. Non pensare che gli altri sei stronzi sappiano le regole, eh? Cioè, se tu parti da questa... Io non so le regole. No, tipo, facciamo un esempio. Dario, cos'è il tiro di morale? Allora, il tiro di morale è nato a Recanati, si contraddistingue per un uso del plurilinguismo. Devo andare. Io ho qui l'iPad con le regole, vedi. Morale check, vabbè, ma per farti capire che non sanno un cazzo neanche loro. Cioè, sto qua, ok, perfetto. È quello che volevo farti vedere. Poi dopo ringraziare voi due, volevo ringraziare anche Asmodee che ci ha dato i video da mettere sul nostro nuovo canale Drogues and Dragons, che è una cosa un po' autogestita, un po' una comune nostra. A differenza, ragazzi, degli streaming super seri, noi qua siamo un gruppo di amici che vuole giocare, ridere assieme e soprattutto farvi ridere, farvi divertire, farvi passare qualche ora di svago. Mi sa che bucheremo spesso la quarta parete, quindi se volete vedere mega produzioni, non siamo noi siamo qua per divertirci, ridere alla cacciarona come si giocava lo school. Ci si trovava in uno scantinato con le fotocopie, dadi, le birrette, no, non era ancora piccolino, la coca smarza e le patatine che sapevano di gomma piuma. Cioè, ma quindi giocava. Roberto non sta a Diagonale dietro? Non è tutto un set fatto da Dante Ferretti quello? poi vorrei... Abbiamo, grazie a Dio, un moderatore. Abbiamo un moderatore che è Samuele di 20 facce. Samuele sarà anche un nostro partner, farà dei video su Drawings and Dragons. Samu, per chi lo conosce, Samuele Nicotra fa anche video per Intel Lux Astra, il best of, il worst of dopo lo streaming. Quindi ci saranno anche i video suoi. Grazie Samu, perché ci saranno sicuramente persone che mi insulteranno sicuro e loro fammi insultare, cioè loro lascio insultare perché mi merito gli insulti. E poi veramente grazie a voi che per un anno passa ci avete tempestato di richieste per tornare con Drawings and Dragons. Siamo felicissimi di essere qua. È una specie di prequel della vecchia campagna, non si sa bene questa, che non la saprà.
i personaggi sono nuovi, questo qua sì, quindi è un attimino diverso. Naturalmente tutte le citazioni che trovate fatemele sapere, e come facevamo gli anni l'anno passato, tra una sessione e l'altra, se volete scrivere su Instagram o su Facebook, su vostri PNG, su spunti di avventura, su cose carine e divertenti che volete fare, ditemele, che io come sempre le inserisco all'interno dell'avventura. Una cosa, la nostra colonna sonora? Sì, esatto, no, infatti c'erano anche le altre cose, perché io non la stavo sentendo e stavo per dire se era stata messa. Volevo ringraziare i ragazzi della Supernova Collective per l'incredibile colonna sonora che ci hanno fatto. Grazie. La sigla. Grazie. Grazie. Quindi, cioè, fighissimo, il vostro affetto è incredibile. Per chi ce lo sta scrivendo, chi non riesce a vederlo in diretta, tutte le puntate verranno caricate il giorno seguente su YouTube. Il nostro YouTube è Drawings and Dragons, venite lì, vediamo anche se riusciamo a fare dei contenuti speciali, un po' di casino assieme. Tutto quello che volete dirci, volete fare, scrivetecelo, sapete che cerchiamo di mettere dentro tutto quanto. Detto ciò, io direi che possiamo iniziare a giocare assieme, a meno che non abbiate qualche altra cosa da dire voi. No, visto che Riccardo ci aveva avuto un ictus momentaneo, ma poi gli è passato, sì. E quindi no, sto mangiando. Ma Dio santo, oh, è la mia cena. Che cosa stai mangiando, scusami? Non posso fare pubblicità. Ah, cioè, non ci vedo più della fame? No, ma vabbè, ringraziamo Nicola De Gobbis. Ringraziamo Nicola De Gobbis di voler continuare a masterizzare questo gruppo. Guarda, di giochini falso, Giuda schifoso, ma non è la prima regola, lick il culo al master, avanza di livello, finché non sente il sapore della saliva in gola. È il tuo personaggio, una roba disgustosa, c'è sneaky. Raga, la cosa bella è che non posso fare due volte la stessa cosa, perciò sarò, come dire, il compagno d'avventure più affidabile di tutti. Ho fatto il ladro apposta. Se voi siete... allora, se voi siete pronti, io inizierei col prologo. Pronto. Dai. Dopodiché, sì, tanto, cioè, dovrete spiegare i vostri personaggi. Naturalmente, tu, Dani, non hai letto il prologo, vero? Sì. Top. Ragazzi, buon gioco, buona nuova stagione di Drawings and Dragons, e dai è tutta. Dai è tutta. È l'umano senso portabile. Allora ragazzi, la nostra avventura inizia su una stradina di montagna, in una bellissima giornata di sole primaverile. Sotto i raggi del sole, baciati da una frizzante brezza, sei improbabili personaggi stanno camminando in direzione della rocca abbastanza inespugnabile. Una rocca posizionata all'estremità di una scogliera. Da qualche tempo, infatti, il famoso Cedirep Favzenka, ovvero il centro di recupero per avventurieri feriti nello spirito e non nella carne, ha chiuso i battenti e molti avventurieri feriti nello spirito e non nella carne sono stati lasciati a loro stessi. Per fortuna, uno degli elfi misantropi del Cedirep Favzenka, conosciuto anche come Cedi dagli addetti ai lavori, si è fatto carico di sei avventurieri feriti nello spirito e non nella carne, più promettenti, sette, se proprio vogliamo essere precisi, affinché lo accompagnino nel suo viaggio per capire cosa sta succedendo nel regno. Infatti il male è quello cazzuto con la M maiuscola, sta pian piano radunando le forze in ogni luogo. E così ha inizio l'avventura di Narada, l'elfo misantropo, in compagnia del guerriero Ragno, che soffre di stress post-tranquillità, del ladro Aniki, che è convinto di essere un elfo, ma in realtà è un umano che odia gli umani, della nana Andrea, dalla raucedine cronica e dal cuore spezzato dal suo ex amato mezzorco Saverius, del chierico Krendavunded, uomo di fede che sente le voci di un essere superiore che sta giocando a dadi, sì, lo giuro, dell'elfo Nannaro, Trinket Staffington, un elfo in un corpo di nana, o una nana in un corpo di elfa, in base al fato. Benvenuti in questo mondo un po' bislacco. Signori, vi state
inarpicando verso questa stradina che porta alla rocca abbastanza inespugnabile. Perché è stata nota la rocca abbastanza inespugnabile sul Cucuzzolo, che è proprio nel confine del regno? Perché sulle terre di confine si possono effettuare svariate missioni, e qua potete farvi un nome e soprattutto, sconfiggendo vari nemici, potete capire cosa sta succedendo. Inoltre, all'interno della rocca ci sono molte attività, da taverne a case della Gilda, potete trovare il fabbro, potete trovare i mercanti, quindi è un'ottima zona come inizio di un'avventura. Voi state salendo questa stradina, questa enorme rocca davanti a voi si innalza, delle mura altissime, considerate che ha delle mura alte quasi 9 metri, con due torri ai lati dove c'è il portone principale, alti 12 metri. Proprio davanti a voi si erge questo enorme cancello dove l'unica porta per entrare è questa strada di montagna, e davanti ci sono due guardie che non appena vi vedono arrivare si mettono sull'attenti e appoggiano le loro lance a terra. Avventurieri, mi dice uno di loro, dichiarate i vostri intenti e che cosa vi porta alla rocca abbastanza inespugnabile. Dottor Narada, dottor Narada, posso ucciderli? Posso ucciderli? Non uccidiamo nessuno da ieri. State calmi, abbiamo già sopportato un viaggio assieme. Stiamo calmi, cerchiamo un attimo di discutere tra di noi. Vi ho portato io fino a qui perché volevo farvi conoscere una taverna dietro queste mura, ma evidentemente le guardie, queste non le conosco, queste non c'erano. Avete voglia di farvi una bevuta? Ma prima di uccidere? Avete voglia, gruppo. No, e allora rispondiamo a questi ragazzi, presentatevi con calma, con ordine. Io veramente rimango per ultimo, prego, prego. Allora, queste guardie sono due guardie che logicamente guardano questo elfo che ha appena parlato in maniera molto composta e seria, con abbastanza in maniera rispettosa. Quest'altro invece che parlava come un pazzo psicopatico e le voleva uccidere, stavano quasi per puntargli addosso le armi. Che noia. Hanno una cotta di maglia, hanno un elmetto in testa, sono probabilmente delle guardie di basso rango, sono un basso rango nell'esercito. Sì, però scusami, io a questo punto interverrei immediatamente se gli puntano le armi. No, stavano per puntargli, dopo tutti si è messo davanti, gli ha detto stai buono, non rompere i coglioni, e quindi hanno smesso, però poi ha detto posso ucciderli, capisci che due guardie dicono posso uccidere, non è che la prende benissimo. Quindi, come siete? Descrivete i vostri personaggi. Davanti a voi c'è un elfo biondo. Vuoi descriverti adesso o dopo, Narada? Narada, io mi posso anche descrivere. In realtà, più che biondo, direi un po' cenere, ecco, perché gli anni Platino sono passati. Io posso descrivermi come una persona, come un elfo estremamente sensibile, legato al mondo della natura. Se in questo momento devo interpretare il personaggio è una cosa, se invece te lo devo descrivere da terza persona, dall'esterno... Allora, dall'esterno com'è, cioè lui esteticamente, e poi che carattere ha, puoi anche descriverlo in prima persona, o poi semplicemente solo in terza persona descrivendovi com'è adesso il personaggio esteticamente. È un elfo attempato, la prima cosa che risalta subito ovviamente è una benda che gli copre l'occhio destro e si vedono i segni del tempo sulla sua pelle. Ha i capelli lunghi, delle basette comunque molto lunghe, e ha un'armatura che è formata da delle placche, in realtà di metallo, no? Giusto? Non voglio dire... Okay. Permetto che tu sei molto ricco, sì, perché hai avuto un culo allucinante quei tiri. Cioè ho ereditato, perché comunque sì, ho ereditato da una sorte, insomma. E poi comunque quello che mi contraddistingue in realtà è questa specie di silenzio che mi porto dentro, perché alla fine per me il viaggiare è un contemplare le cose che mi stanno attorno, c'è qualcosa da risolvere dentro di me ed è per questo che mi sono riunito insieme a questi altri pazzi, sei, no? Perché io conto 5, 6, come devo contare? Io ancora li sto conoscendo. Per te sono 5. Per te sono 5. Tu, da filantropo del centro di recupero per avventurieri feriti nello spirito e non nella carne,
Non so come ho fatto sì. a ricordare con la memoria, ve lo giuro. Veramente, complimenti. Veramente. Che è un modo carino per dire il manicomio fantasy. Hai deciso di prendere questi promettenti perché solo un pazzo può andare a combattere il male in questo periodo qua. Quindi tu ti sei fatto loro portavoce e, tutta parentesi, sei guercio, giusto Narada? Sì, mi manca un occhio. Hai una benda sull'occhio destro o sinistro? L'occhio destro. Hai una benda sull'occhio destro, quindi a differenza degli altri, le guardie vedono che tu sei estremamente facoltoso o comunque che sei un elfo di una certa importanza. Sei a cavallo o a piedi? Siamo tutti a piedi, mi sembra di capire, no? Tu sei ricco, gli altri sono dei pezzetti, quindi... No, io sono a piedi con il gruppo. Bravo, cioè bisogna stare con i propri pezzetti. Stiamo uniti. A fianco all'elfo Narada c'è una creatura dalla dubbia morale, vero ragno? Io sono buonissimo. Mia mamma è morta, mio padre è morto, non ho conosciuto nessuno dei due, ma ho capito che la morte prende le persone a cui vuoi più bene e le porta con sé in un posto magnifico. È per questo che io donerò la morte a chiunque trovo. È il mio dono, ho solo la mia spada, la mia cotta di maglia e non ho bisogno di nient'altro tranne di uccidere ogni giorno. Bene, le guardie e noi ci andiamo in giro insieme con questo prima o poi il cerchio si stringe. Ci sarà lo lasciamo qua, lo torniamo. Sarete solo voi nell'accampamento e saranno cazzi vostri. Vicino, almeno un morto al giorno, vicino a questa persona dalla allegra e solare tempra c'è una nana con questi capelli biondi al vento e una barba importante. Allora, io mi avvicino alle due guardie e passando vicino all'elfo di noccolato elegante gli ammollo una pacca sul sedere. Tranquillo, tesoruccio, ce l'ha Andrea. Vado davanti alle guardie, le guardo intensamente e gli faccio. Allora, voi siete le guardie della rocca. Abbastanza inespugnabile. Non puoi. Io sono Andrea, la nana abbastanza assetata, quindi se per cortesia ci aprite ste porte, io vado a bere e poi la risolviamo molto tranquillamente. Ne punto uno solo e fa, tu non mi guarda così, lo so che stai a pensare, portami rispetto, ognuno può andare vestito come gli pare, mi pare che non stiamo in una dittatura, ok? Ok? E me vado indietro. Le guardi. Pian piano gli occhi si aprono sempre di più, cioè, e ti guardano, Narada, cioè ti guardano come per dire se sei conscio delle persone che ti stai portando vicino. A questo punto mi piacerebbe fare immediatamente affidamento su quella capacità intuitiva sia di Narada, quindi dell'elfo, che comunque delle caratteristiche che sono mie, quindi voglio dire. Che cosa vuoi fare? Vorrei convincere la guardia di far capire che insomma siamo qui con intenzioni amichevoli e credo di poter usare questo tipo di charme, no? Giusto? No, ma prima di fare un incantesimo, ruolamela, cioè queste due guardie sono dei giovincelli. Le guardie, per educazione, sì. Visto che metà gruppo si è presentato, si presentano anche loro. La prima ti guarda e fa, piacere, sono Lawrence Balloons. E l'altro dietro ci fa, io sono Alex Martor. Siamo delle giovani guardie appena arrivate qua. Vedo che il vostro gruppo è alquanto particolare e denota ancora un dolore al deretano mica indifferente per la leggiadra carezza della nana qui presente. Sono probabilmente figli di nobilotti che stanno facendo il servizio, perché parlano in una maniera abbastanza forbita, e sono un misto tra rispetto nei tuoi confronti, perché sei ricco, e probabilmente non dico nobile, però sei facoltoso, e invece un disgusto neanche troppo velato verso i tuoi compagni, almeno per quei tre che si sono presentati, perché cioè, gli altri fanno cagare uguale, non è che sono diversi. A me piacerebbe tanto poter, signori, voi mi vedete, mi probabilmente riuscite
a capire, anche grazie all'abbigliamento che ho, l'origine, la mia origine, la mia storia. Mi piacerebbe tantissimo poter far conoscere le meraviglie celate all'interno, dietro queste mura, al mio gruppo. Avete un posto da consigliarmi? Potete unirvi anche voi, perché voi vi posso offrire io da bere. Sarei lieto di ospitarvi. Unitevi, unitevi. Ah. Si beve? Lawrence, mi sembra comunque che qua è nobile elfo ci stia offrendo una bevuta. Potremmo finire il nostro turno e raggiungergli alla locanda di Jack. Non... effettivamente hai ragione, Alex. Locanda di Jack, vedi, mi piace la locanda, sì, di Jack. La locanda di Jack. Jack Drinkwater, famoso Jack Drinkwater, l'oste della locanda. Già come bevi l'acqua. Esatto, Jack Drinkwater. Arbitro. Posso intervenire? L'ho spiegata. Dimmi. No, io quando vedo che lui... Sì. Vuole portarsi le guardie insieme, sì, a noi. Voi siete dietro ci avvicino. Sono una nana, una persona col cappuccio e un'altra persona disgustosa con dei pezzi di maschere, tipo un teschio in mano, una roba schifo. Teschio sul fianco. Che cosa vuoi fare, Sneaky Sneaky? Io quando sento sta cosa mi avvicino e faccio ehi, va tutto bene, accompagnarsi a degli esseri umani sì, ma amico delle guardie no. E non ha questi torti, però. Niente amici delle guardie. Però deve stare calmo quello, Sta molto più calmo di così. Amico elfo, non capisco se siamo amici o nemici. Cioè, poi soprattutto vorrei farvi notare che se non siete nostri amici non entrate qui dentro. Quindi, caro umano dal cappuccio rivoltante... Ehi! Umano ci sarà tua madre, io sono un elfo. No, mia madre è umana, ma tu sei umano, amico mio. Senti, mi giro verso Narada, faccio, senti, questi due non mi piacciono per niente, entriamo e basta. Niki, tu hai ragione perfettamente, però chiedo l'intervento di Kren, come ti chiami? Mi vuoi spiegare una volta per tutte come ti chiami? È facile, mi chiamo Kuren da Wounded, sono Kuren. L'unico chierico del gruppo, quindi allora, per favore portate rispetto all'unico che può salvarvi da una morte certa appena avrà imparato qualche incantesimo, perché al momento non ci sono. Però quello che posso dirvi, cari amici, è che... Vedi, sto tizio che c'ha tipo una mezza faccia tipo coperta da una maschera di metallo, ma cioè solo perché per fare finta di essere figo c'ha la mazza da teschio sul fianco che si avvicina abbastanza alto, secco, fa... Signori, scusatemi, ma i miei compagni sono un po' così, non sanno che il grande architetto che governa i nostri destini, che io sento più di tutti, ha deciso che noi dobbiamo entrare, quindi per favore non frapponetevi fra noi e il destino, perché la vita è un tiro di dadi e porca miseria, ne voglio tirare parecchi, quindi fateci entrare, altrimenti vi scateno ragno breve. E poi potrei non curarvi. E se ciò non vi basta, sappiate che comunque a noi piace moltissimo l'oscurità, quindi se volete venire con me nell'oscurità non dovete fare altro che intralciarci. Me ne vado via tipo maschera, vado via figo. Guardie tipo... con estrema educazione, Corel, si toccano le balle. Ma è molto importante. Certo padre, va bene. Dopo se vuole andare a trovare, abbiamo sia il cappellano che il prete all'interno. Parli con loro. Religione è l'oscurità. E me ne vado così, come se fosse una cosa serissima, invece ho detto una e ti guardano di nuovo, Narada, come dire... Sì, no, io sto iniziando a preoccuparmi, perché se neanche... Adesso? No, sto iniziando a preoccuparmi, perché comunque Kuren aveva... Kuren o Kuren? Kuren! Come ti viene a te? No, sto scherzando. Maurizio! No, ma lui ha una calma, comunque l'abbiamo portato qui per infondere un senso anche di pace, no, in questa missione, e invece mi sembra che le guardie non si siano... No, ma tu hai ancora minimamente interessati. Hai ancora un asso nella mano. È quello che mi fa più paura di tutti. Certo, non è stato lasciato per ultimo. Trinket e Staffington, sei Trinket o sei Staffington? Trinket. Ok, Trinket. C'è una nana, non gagliarda come Andrea, è una nana più femminile. Allora, Andrea è bellissima. Grazie tesoro, grazie. Prego, ci mancherebbe che nessuno
soprattutto queste pertiche qua, ti faccio mai pensare il contrario. Te sei bellissima. Io sono un fiore, porca troia. Tira un dado. Mi scappa la caccona. Mi fai uscire, per favore, Trinket? Scusate, un attimo. Mi scappa la caccona. Mi sta parlando così. Sì. Tira un dado. 20? Perfetto, pari. No, immediatamente. Chiedevo, sir. Sì, un di 20, un dado qualsiasi, è solo per dare pari o dispari. Pari. 7. Allora, dispari, no, poi i dispari sono Stuffington e i pari sono Trinket. No, aspetta, i pari sono Stuffington perché per le varie opportunità, perché io sono... Ok. Quindi no, rimane fantastico. Lei. Fantastico. Okay. sentite sta voce, non lo sapevo. Sentite sta voce, proprio una voce diversa, come se stesse uscendo dalla nana, lei che parla, tipo, parla con se stessa, dopodiché ritorna a guardare le guardie. Stuffington, è la tua occasione... No, è Trinket, scusami. Trinket, è la tua occasione... Perché le guardie sono molto combattute. Mm-hmm, ok. Faccio avanti, scusa, coso. Spostati un attimo. Che vuole questa? Senti, poser, non iniziamo, che già mi stai qua. Comunque, signore guardie, io lo so benissimo come, insomma, possiamo sembrare un po' degli avventurieri un po' scalcinati, forse un po' strani, ma... Insomma, la vita è strana, noi ne abbiamo passate veramente, veramente tante. E magari quello che vedete, le cose strane che vedete, sono un po' frutto della stanchezza, della sfortuna che ci è capitata fino adesso. Quindi, vi chiediamo semplicemente di poter entrare e ristorarci, insomma, come un po' da amici tutti insieme. E magari se c'è anche un bagno dentro. Scusate, giovane nana e gentile nana, a differenza di alcuni tuoi compagni, è solo la violenza estrema di quell'umano che è convinto di non essere umano e di quella creatura che non so se è umana o è non lo so cosa sia, che vuole uccidere qualsiasi cosa. Se voi mi date la vostra parola, specialmente voi, nobile elfo, che non succederà nulla e che vi prendete responsabilità. Non posso dare la mia parola. Sta parlando con l'altro. Ma aspetta, Sneaky, aspetta, ci penso io. Di sì, io do la mia parola. Sneaky, io voglio solo una scusa. No. Una scusa. E vale sempre l'invito a bere qualcosa assieme, ovviamente, nobile elfo, si rimangia le cose. Sì, ma stanno seduti dalla mia parte, opposta dalla parte di Sneaky, no, quindi non gli daranno fastidio, tranquillo. Perfetto. Si aprono e vi fanno cenno di entrare. Non appena entrate nella rocca abbastanza inespugnabile, vedete quella che era fino a una roccaforte piena di vita. Ci sono, all'entrata c'è questa enorme stalla, appunto per i viaggiatori. All'ingresso vedete anche che c'è uno scriba che sta segnando tutti i nomi delle persone che entrano ed escono dalla rocca. Siete obbligati a passare davanti a lui. Questo scriba è una persona estremamente vecchia, è appoggiato a un librone gigantesco, ha questi occhialetti appoggiati sulla punta del naso, sembra quasi una mummia se non fosse per il fatto che vedete che muove il polso in maniera quasi millimetrica. Vi guarda: prego, ditemi i vostri nomi e per quanto tempo penserete di soggiornare all'interno un non morto rocca. Un non morto abbastanza. C'è un non morto orrida creatura, io ti scaccio, ti bandisco da questo mondo. Qua c'è stira lo scriba. È ancora qui? Sì, lo scriba non se ne va, è un orrida. Aspetta. Orrida creatura. Vabbè, perché è ancora qua? E non è carino da parte sua. No, ma parla. Non è stata una cosa.
mi potete dare i vostri nomi. Vi chiede semplicemente i nomi, è una cosa abbastanza comune. Non, se qualcuno non vuole dare il nome, vuol dare un nome falso, me lo faccia sapere che vediamo che cosa succederà. Nicola, io mi avvicino, lo scruto. Gli dico... Ragno per testa di morte, quindi c'è tu. Infatti, gli dico: io mi chiamo Ragno. Lei sembra molto vecchio, probabilmente la morte non l'ha mai voluta, ma io posso aiutarla se vuole. Vaffanculo. Diretto proprio, cioè... Cioè, brutto, meragramo. Certe persone non riescono a apprezzare i doni che io posso dare. Ragno, comunque, ci rivedremo presto. Meragramo. Qualcun altro vuol dare un nome fasullo? No, Trinket non ha niente da nascondere. Perfetto. Anche Kuren. Un momento. Se tutti quanti voi date il nome vero, non ci sono problemi, segna il nome vero il giorno di arrivo e i vostri nomi. Come vi dicevo, la rocca è estremamente viva. Non è grandissima, è grande all'incirca un 180-200 metri quadri. Quindi non è gigantesca. Però dentro c'è un fabbro che fa delle armi, c'è un mercato, c'è la banca, c'è una casa della gilda, c'è una taverna, quindi tutto ciò che vi può servire per andare all'avventura, per poter tornare a rifocillarsi, per usarla come base di partenza. Vi ricordo che nell'Oscur, ragazzi, molto è l'esplorazione di dungeon, quindi trovare missioni, andare in giro, fare burdello. Siete adesso all'entrata. Quello che tu sai, Narada, tu c'eri già stato qua, c'è una locanda, la locanda... Di Jack, l'hai detto prima. Bravissimo. Cioè, visto, si vede che sei stato qua, è Jack, tu e Jack, cosa avete fatto insieme, Narada? La locanda di Jack è in fondo, dovete fare la via principale, una volta arrivati in fondo, arrivati in questa spiazza con la fontana, c'è la locanda di Jack che è sia taverna, sia una locanda per dormire la notte. Io voglio andare a bere, c'ho sete. Ma andiamo tutti a bere, io direi che... Ragazzi, siamo tutti d'accordo? Sì o no? Ci sono le guardie? Con noi? Ce le siamo portate alla fine? Ma le guardie... Le guardie vi raggiungono dopo, se avranno finito di lavorare. Dopo giusto, ci siamo dati appuntamento lì. Ma vi va tutti quanti? Così andiamo a vedere anche se conosciamo qualcuno, vediamo se c'è qualche missione in giro. Non è lì che si trovano tutte le persone più interessanti, scusa, nelle locande. Dai. Andiamo. Ci sarà qualche bell'avventuriero, qualche bel ragazzo, qualche tempestecone, insomma. Qualcuno da uccidere. Andrea, stai sempre a pensare a questo. Vabbè, mi è più divertente se mi fa se ne ritarda. Sempre a giudicarsi, ragazzi, sempre a giudicarsi. Prendo sempre un braccio Trinket. Ci andiamo, tesoro, andiamo. Ma infatti, ma non mi dà retta questi qua, sono invidiosi. Voi, attraversando la città, vi rendete conto che è molto viva. Dall'armaiolo che vedete che sta battendo sull'incudine, quella che probabilmente è una spada con due garzoni vicino a lui, al mercante. Scusa, ma il gatto di Recchioni si sta per suicidare in diretta. No, fermalo, fa per cosa? Sono l'unico che si è preoccupato. Almeno sei l'unico che l'ha visto. Non l'ho visto, infatti. No, io pure l'ho visto solo in sedere. Ormai si è buttato, ragazzi. Ho salvato il gatto di Recchioni, eh. Dagli un punto esperienza. Ispirazione, top. Oh, prego. Ma l'ho fatto tutto il tempo, l'ho fatto solo questa volta. Fatti una domanda. Quanto ti odia se cerca di uccidersi ogni volta che sei in streaming? Poniti queste domande. Detto ciò, capite che c'è tutto il necessario per ciò che vi può servire. La locanda, arrivati davanti a questo spiazzo qua, c'è un enorme spiazzo, è in terra battuta con del ghiaino tutta la rocca. Voi state vedendo il cortile esterno, il cortile interno è un cortile riservato solo agli eroi più importanti di voi. Voi siete alla fine degli avventurieri appena uscito da un centro di recupero perché siete feriti nello spirito e non nella carne. Quindi dovete farvi un po' un nome. E soprattutto è Narada che vi sta portando in giro perché è l'unico veramente capace al 100%, almeno così sembra, di intendere o volere.
La locanda di Jack è una locanda fatta ad L, molto grande, dove sulla destra c'è l'entrata della locanda per dormire. Davanti, invece, è la taverna per bere. La giornata, ragazzi, è una bella giornata primaverile. L'aria è frizzante, comunque siete abbastanza... Non siete a livello del mare, siete più in alto. E, l'odore che proviene è un ottimo profumo di sia cibi che stanno venendo cotti all'interno della cucina della taverna, sia dell'ottimo odore sia di sidro che di birra, quindi probabilmente hanno appena aperto dei fusti. Non sentite particolarmente il rumore provenire dall'interno della locanda, effettivamente è ancora giorno, non è sera dove probabilmente si gozzoviglia più alla grandissima. Che cosa fate? Io vorrei offrire a tutti un giro di birra. Lo abbiamo capito che sei ricco, Narada, l'hai detto già sbagliato. È questo il mio obiettivo, cioè cercare comunque, voglio dire, di diffondere il più possibile benessere, no? Fratello elfo. Quindi per me va bene. Io investo volentieri dei soldi nel benessere del gruppo. Allora, entri dentro, c'è l'oste, Jack, che ti guarda. Narada! Grandissimo Narada, è un umano di all'incirca una trentina d'anni, più vicino ai 40 che ai 30, di bell'aspetto. Vedi che è proprio una persona estremamente affabile, una persona che ci sa fare, e comunque è armato, vedi che ha uno stocco sul fianco. Quasi tutte le persone che avete notato all'interno della rocca sono armati, questo significa che comunque sono tutte persone che sanno difendersi. Buona Rada, che cosa ti porta qua? Non eri che davi soldi a quell'ufficio di matti avventurieri fuori di testa? No, lo so, infatti, però ho incontrato dei cuori veramente generosi all'interno di quella struttura. Quindi è nato un rapporto profondo. Lo so, però ho scoperto che quello è il lato più interessante delle creature che popolano tutta questa terra. E quindi mi sono appassionato a loro e ho cercato di tirar fuori il meglio ci crede da questi anche individui quando lo che dici. Stai vedendo. Ma sei diventato un druido francescano? Sì, è una fase della mia vita dove sto cercando di diventare quasi... Ma sei diventato ti povero? Sorprenderò. Ma sei diventato povero? No, non è una questione di povertà. Quello che vedi è la fortuna che mi riempie di ricchezze. È così, evidentemente è quindi una sei questione ricco? Di destino. Sei ricco? No, io non sono ricco, io sono quello che che vedi qui. Enrico, Narada, se hai soldi, per me puoi fare quel cazzo che vuoi, guarda, non ti giudico, anzi, cioè, benvenuti amici, benvenuti alla locanda di Jack, non ce ne frega nulla se siete matti come dei gabbiani, qua, finché il buon Narada ha le monete d'oro sonanti, siete ben accetti. Vedete che all'interno della locanda ci sono altri astanti. Ci sono due persone che stanno giocando ai dadi, in fondo. Ci sono tre persone vestite, a differenza degli altri, sono vestite più da avventurieri. Probabilmente sono tre mercenari che stanno giochicchiando con delle armi e stanno bevendo del sidro. E vedete degli altri avventurieri in fondo sulla destra. Che cosa fate? Io vado da quelli che giocano a dadi. Ok. Vedi che sono due. Ok, vai. Allora, sono due che stanno giocando. No, ditemi tutti quanti che cosa fate, così dopo... Io vado nell'angolo più buio della locanda, mi metto da una parte... Ragazzi, una volta non parliamoci sopra, che sarà un casino. Vado? Vai! Mi metto nell'angolo più buio della locanda, lo cerco, mi metto lì appoggiato al muro con aria un po' misteriosa e guardo tutti come se fossi chissà chi, mi metto lì a guardare la gente. Perfetto, ottimo. Raglio? La creatura più debole e infelice che vedo nella locanda, se ci stanno ragazze indifese, orfani, qualcuno che sembra apparentemente infelice e debole. No, non c'è nessuno con questa descrizione. Sono tutti avventurieri quelli che sono lì, anche i due che stanno giocando d'azzardo sono abbastanza grossi. Allora, vede primo, mi siede a un tavolo e inizio a tagliuzzamme. Cazzo, merda. Oh no. Vabbè, o meglio lui che noi, perché io c'ho un artista con più addominali là dentro. No, io volevo innanzitutto cercare della compagnia femminile al di là del gruppo, voglio dire. Ammazza, bravo. Però volevo capire se c'è, perché io no,
come allora, solo uomo. Qua Andrea. Al momento non c'è nessuna donna qua della compagnia femminile. Allora mi unisco a Sneaky e vado a giocare a dadi. Tu sai che la sorella di Jack è una donna, l'hai vista solo una volta, estremamente bella. Speravi di vederla e poterla fare presentare ai tuoi compagni. Sai che si chiama Alina e l'ultima volta sai che voleva diventare una sacerdotessa guerriera. È bellissima. Però non c'è. Vabbè, allora mi metto a fare quattro chiacchiere mentre gli altri giocano, insomma, si rilassano. Io faccio quattro chiacchiere con Jack e provo a chiedere di Alina. Allora, vedi che quando chiedi di Alina, vedi che Jack si incupisce. Più buona rada. Alina, per dimostrare il suo coraggio come sacerdotessa guerriera, è voluta andare nella tomba fuori dalla rocca abbastanza implacabile del fondatore della rocca. La tomba di Lord Mark Matthew Munar Spedra. Scusa? Lord Mark Matthew Munar Spedra. Dillo tre volte. Lord Mark Matthew Munar Spedra, Lord Mark Matthew Munar Spedra, Lord Mark Matthew Munar Spedra. Ispirazione. No. Comunque, prima di essere interrotti da questi cafoni, ti stavo narrando che Alina, la mia bellissima sorella, è voluta andare nella tomba di Mark, l'ex lord di quella che era la rocca inespugnabile, e non ha più fatto ritorno. Sono quasi due giorni che è andata via. Sono estremamente preoccupato, tanto che stavo cercando giusto appunto di eroi da mandarci. Ma perché non ci sei andato qui, Jack? Perché non ci sei andato? Perché io da solo non sarei in grado di affrontare. Non sono un guerriero, sono un oste. Mia sorella è una sacerdotessa guerriera. Ah, una collega. Però sì, probabilmente se tu sei lì e senti questa cosa qua, vedi che annuisce. È il grande arbitro che ci ha voluto qua, è palese. Io in realtà di tutta questa cosa non ho sentito niente, perché sono andata diretta da Andrea, l'ho presa sotto braccio. Ho detto, dai, cerchiamo, non so, di far passare queste ore, magari cercando di qualcuno, insomma, un bravo ragazzo che ti faccia scordare quello stronzo di Saverius. Andrea, quando lei dice Saverio, ti rendi conto che tra quei quattro eroi in fondo nell'angolo c'è anche quello che è un mezz'orco? Beh, io avendo ancora, come te posso dire, un attaccamento, cioè io voglio cercare un'indipendenza, però c'è ancora un piccolo attaccamento tossico, punto drink e ti indico il mezz'ora che faccio, guarda, io non ho per di niente, però di tutta sta combricola di gente, quello là mi pare l'unico che saprebbe scopacce decentemente. No, ma chiede come si chiama, mi pare quello un ragazzo decente, no? Trinket, fammi un tiro col di 20. Vai. Arrivo. Pari. Tu stai tenendo sotto braccio Andrea. Andrea, immediatamente tu ti senti come il braccio tirato verso l'alto. Ti giri e vedi che non c'è più la nana Trinket a fianco a te. Ma c'è l'elfo Stuffington. L'elfo Nannaro. Subito mi rovina la piazza. Che cazzo te ridi già te? Mi accompagna la latrina, Andrea. Mi scappa la cacciona. Prima gliela stavo per fare tutto. Ce la fai a trattenere da 5 minuti e non mettermi in imbarazzo? Non lo so. Tanto che parlo. Lo so. Io vado dal mezz'orco... dal mezz'orco che ha puntato Andrea, cioè tipo lui si gira, non ci sto più, ci sta una linea tratteggiata al posto mio, sì. E sto tirando tipo la gonnella al mezz'orco. Scusi signor mezz'orco. Mezz'orco ti guarda, elfo,
Che cosa vuoi? Sono impegnato a parlare di mare. Che cosa? La latrina. Ce l'ha una latrina in questo posto? Certamente. È in fondo a destra. Grazie, signor Orco. Signor Mezzorco. Comunque la mia amica Andrea ha detto che lei è molto bello. E vado verso la latrina. Grazie. Io mi avvicino un po' imbarazzata al mezzorco. Oh, scusi, amico mio, No, che è un po' impicciato, c'ha tutta una serie di problemi. Mi siedo al tavolo con loro. Detto questo, non voglio rimangiare niente, lei è veramente un bel bisteccone. Ma che cosa la porta da queste parti a un piccolo giunco come lei? Sono... All'inizio volevo mandarti via, però... Purtroppo posso capire. Anch'io ho una brutta ferita da guerra, ti fai una ferita da guerra sul petto. Cosa ti è successo alla gola, amica Nana? C'è stava l'infermiere del posto dove stavo io che dicevo il fumo troppi sigari. Ma la verità è che ci sono nato così, capito? Perché cantavo quando ero piccola, stavo nel coro delle voci bianche. Senti, ma come tanti di splendore. Come ti chiami? Fiore mio, sono quasi rapito dalla dolcezza della tua voce. Ma come puoi vedere, stiamo parlando di affari. Ma non mi sembrate dei banchieri, mi sembrate degli avventurieri. Appunto. Quindi i vostri affari sicuramente saranno storie emozionanti, di conquiste, sì, di morte, sangue, morte e sesso. Visto che si tratta di andare ad attaccare un gruppo di uomini lucertola, non è cosa che fa per te. Nana, dalla voce soave. Ma smettila che mi fai diventare tutta rossa, stupido. No. Ma certo che sono pericolosi, oh. Ma magari potrebbe pure servire una mano. Guarda, io c'ho un amico che quando vedi non gli daresti due lire, però lui c'ha tutta una cosa sua sull'ammazzato, sul fa fuori la gente. Se vuoi te lo chiamo, Guarda, ti giuro, ti risolve il problema, ti risolve. È un amico tuo? È un amico di tutti, è un amico della vita stessa, se vogliamo. No, guarda, allora, Nana, guarda, ma come ha accettato? Come ha accettato davvero, ma no, te lo presento. No, sento, e visto come vedo che sei stata io, senza, ignorando il mezzo, faccio, ragno. Qua ci stanno dei signori che conoscono dell'altri signori, che proprio c'hanno questa cosa che vive gli puzza, stanno tutti un po' stranieri. Ma senti che c'hanno da lì. Posso ucciderli? Lui è il ragno, è un ragazzo. Vedi che anche gli altri avventurieri guardano il mezz'orco e fanno: Tom, che cazzo vogliono questi? I tuoi amici non mi piacciono, posso ucciderli? No, però loro, aspetta, che loro ti possono indicare un paio di persone che lascia là. No, noi non dobbiamo indicare niente, Nana. Vai via. Vai e stai proprio fuori dai nostri affari. Non mi piacciono proprio. Quanti sono? Sono 4. Sono 3 umani e un mezz'orco. Carico il primo. Oh, cazzo. No, sta porca miseria. Ma mi stava a chitta la serata. Era mezza fatta. Chi attacchi? Il primo, quello più vicino a te, lo gigante è il mezz'orco. Il mezz'orco. Vai. Aspetta che prendo la scheda. Sei tu prima, arrivi. Aspetta, come funziona qui? Cosa fate? Qua voi state amabilmente parlando. Tu stavi parlando con l'host. Sneaky stava andando a giocare. Trinket è andato. Staffit è andato in bagno. Con lei sta cercando le voci del grande arbitro della vita e dell'universo. Okay. Andrea sperava di farsi una ciulata. E Ragno parte in faccia all'orco. Roteo la spada, che è come un'estensione del mio braccio, dal basso verso l'alto, e cerco di strappargli la faccia dal volto. Ok. Tiro un D20, giusto? Sì. Voi considerate che siete dentro a una... taverna. Ah no, perché non è a una rocca piena di guardie, e quindi c'è il stesso... Quello che sta facendo lui adesso è un omicidio alla luce del giorno, Vai. Ha tirato 4. 4, non lo prendi? Salti indietro, l'orco immediatamente tira fuori la sua ascia e cerca di colpirti.
Ok. Due. Anche lui non ti prende. Ok. Che cosa fate? Qualcuno vuole intervenire? Volete andare avanti col combattente? Volete buttarvi in mezzo al combattimento? Cosa volete fare? Io ovviamente, cioè, mi butto subito un attimo per andare a calmare le cose. Mi sento di mettermi in mezzo per calmare la cosa. Tu... Provo a prendere ragno, come sì. Narada, tu, se vuoi, puoi sentire un prurito all'occhio. Capisci a me? Sì, però in realtà io qui ancora sono nella fase di cioè, proprio umanamente, di prenderlo fisicamente. Cioè, prendendo fisicamente, senti questo prurito all'occhio. Ragno, quello che senti tu subito è l'odore del sangue, sbudellamenti ovunque, sei preso da una frenesia come se avessi ucciso, ma in realtà non è successo nulla. Quindi la tua sete è stata appagata. Gli altri avventurieri sono in piedi. Sono in piedi, sono alquanto incazzati anche loro. Anche quelli che giocavano a dadi? Cioè hanno lasciato i dadi? No, quei quattro lì, sono quei quattro lì. Sei tutto un attimino fermato. C'è Jack, che ha già la mano sullo stocco, che vi sta guardando. Io ero accanto a Narada, cerco di andare lì vicino senza la mazza, soltanto con lo scudo, mettendomi nel mezzo, cioè cercando di parare un eventuale colpo, dicendo che non è questo il momento, non ho sentito dei dadi. Mi spiegate che cosa cazzo sta succedendo? Narada, sai che non tollero che le armi vengano sguainate all'interno della mia locanda? Cosa ci fanno qua i tuoi amici? Perché sto qua cercando di uccidere Tom? Un mezz'orco avventuriero normalissimo. Felice? Io ma qui... felice di cosa? Ma cosa stai dicendo? Ma sei rincoglionito? Siccome presumo, tenendo, voglio dire, no, un barlume almeno di coscienza ancora attiva, accesa in questo delirio che si è appena scatenato, cioè in una situazione del genere ovviamente l'umore cambia all'improvviso, no, da parte dei commensali che sono lì radunati. Io qui interverrei con cioè, la mia capacità di placare l'animo e far capire la nostra benevolenza. Per cui se c'è da tirare, se c'è da utilizzare un incantesimo, io lo faccio. Uno è uno charm su persone. Ok, cosa devo fare? Tira un divino. Dico... No. Charm su persone è... Ti dico immediatamente cosa devi fare, così almeno vi spiego come si lanciano gli incantesimi. Allora tu da elfo, oltre a spaccare tutto quanto, hai degli incantesimi. Hai scelto come incantesimo charm person. Esatto. Che è charm su persone, ti dico esattamente cosa fa, vado nel... Eccolo qua. Scusa, mi sto cercando spellbook, eccoci qua. Io ragazzi sto cercando di portare a casa un'avventura, no, per andare, quindi è nella mia indole elfica di cercare di sistemare le cose. Hai scelto tu, questi compagni, gli eletti. No, ma infatti mi piacciono le loro caratteristiche esuberanti. Che sta facendo? Vorrei capire che fa sta. Esuberanti. Allora, charm su persone. Moriremo tutti. Cioè, ero anch'io così, capito? Quindi io mi sono... Allora, devo fare io un save versus spells. Cosa vuol dire? Ero io qua al diventi, non dovete avere risultato. Eccellente. Perché? Il tipo è ammaliato dalla parlantina bene. Di Narada. Mi fa piacere. Che cosa gli vuoi dire? Tu considera che adesso lui è alla lingua melliflua, quindi puoi chiedergli anche altre cose. Allora, mi consulto velocemente con i ragazzi, visto che comunque nella mia capacità dialettica c'è questa specie di stordimento, per cui lo lascio un attimo lì a crogiolarsi in questo fiume di parole, però voglio anche solo con lo sguardo capire l'intenzione dei miei compagni. Come sono messi, se è tutto ok, se è tutto a posto, se vogliamo procedere, se vogliamo approfittare della situazione. Dobbiamo morire qua, c'è troppa luce, dobbiamo stare in un dungeon, ci vuole l'oscurità, come faccio io? Io non ho capito se è charmato. Io sono pacificato da prima, mi sento perfettamente soddisfatto, credo che per oggi potrei anche non voler uccidere altro. Staffington? Io sono appena uscito dal bagno. Quindi non sei un cazzo di quello che è accaduto. No, assolutamente no. Sneaky dov'è? Io, se quelli che giocavano a dadi si sono distratti... Master, anzi arbitro, si sono distratti quelli che giocavano a dadi? Quelli che giocano a dadi
Sono una persona abbastanza alta, longilinea, con i capelli un po' ricci, biondicci. L'altra invece ha dei capelli mori, un po' sulla fronte. Si presentano. Amico umano, piacere, siamo Simon e Garfunkel. Fa culo. Ti Simon e Garfunkel. Dico, allora, ehi. Umano, no. Sneaky è un elfo, anche se potrebbe non sembrarlo. Però a loro non gliene frega niente del combattimento che sta avvenendo nella locanda? No, loro hanno anche delle monete d'oro, un bel po' di monete d'oro. Sì, questo mi interessava, però dico, non si distraggono? No, hanno le monete d'oro e cazzo gli fregano della rissa. Va bene, Vabbè, qua là me ne frego anche io, della rissa. Ok. Tanto... Quindi praticamente... Ho capito che andrà sempre così, perciò... Vuoi giocare con noi, Sneaky? Elfo che non è elfo. Ma non ho mai giocato a questo gioco, però c'è sempre una prima volta. È molto semplice, si scommettono delle monete d'oro, si tirano i dadi, si dichiara il numero, se esce il numero vinci. Ho capito. Io, però chiudo parentesi, voglio barare, il gioco lo conosco ovviamente, però voglio far finta di non saper giocare e provare a barare. Perfetto. E una moneta d'oro ce la dovrei avere, tra l'altro, perché mi erano avanzate dall'acquisto dell'equip. Quindi, che cosa vuoi fare, Sneaky? Sneaky Sneaky gioca a dadi cercando di barare, però okay, devi dire tu come. Come c'è? No, cazzo dico io, sei tu che me lo devi dire come, cioè, come vuoi barare? E che cazzo ne so io? Scusami, se io ti sfido, cioè stai giocando, vuoi giocare, ti do io i miei dadi. Come? Quindi loro ti portano i loro dadi. Come bari? Devi tirare un dado, come bari? Due dadi, dai, due dadi, come bari? Ok, tiro i dadi e mentre lo faccio cerco di dare un colpo al tavolo per farli girare come dico io. Perfetto, che numero dichiari? Dichiaro doppio 6. I dadi tirano? Mentre rotolano pian piano, pensi al tuo passato. È una canzone, ti viene in mente. My old friend. Arrivano tutti e due sul 6, ma immediatamente 1 e 1. Sneaky, ma sono proprio sfigato a questo gioco. Hai visto che roba? Prendo i dadi e li soppeso, cercando di capire con le mie abilità. Qui me lo devi dire tu se capisco se sono truccati o meno. Allora, fammi un tiro in intelligenza. Come funziona il tiro in intelligenza? Tu devi tirare e stare sotto. Quanto è in intelligenza? Altissimo, 9. Bene, devi fare da 1 a 9. Buono. Quindi è un roll under. 2. 2. Visto, sei intelligentissimo. Mica hai visto? Mi sottovalutavi. Allora, tu sai assolutamente che questi dadi... Sai assolutamente che questi dadi sono truccati. Capisci che sono truccati perché ogni piccolo pins che hanno in realtà sono come dei pesi, quindi in base a come vengono premuti mettono il peso in sotto o in sopra. Quindi tu in base a come premi sai che numero puoi far uscire. Loro non se ne accorgono di questo, che ti accorgi che sono... Ehi, dai, su! Fatemi riprovare almeno, mica vorrete già farmi uscire dal gioco. Va bene, però hai altri soldi? Sì. Va bene. E a questo punto punto il doppio di prima. Metto 2 monete d'oro, perché voglio provare a recuperare, no? Non sarò mica così sfortunato una seconda volta. Ci sono dei dadi, io mi avvicino. Ecco. Menagramo d'un menagramo. E gli dico, secondo me vinci. Ecco qua. Che numero vuoi? E io dico sempre 2-6, e sapendo come funzionano i dadi, li aziono in maniera tale che mi ascolti. Che loro ce l'hanno in mano, li azionano loro e te li passano. Tu però lo sai, quindi puoi azionarli senza problemi mentre ce li hai in mano per tirarli. Va bene, e faccio acqua. Soffia. Lui è chierico. E tiro. Tiri i dadi? Sì. Come c'è... rimbalzano. I can talk with you again. Vedi che vanno 1-1, doppio 6. Ah, ma allora la fortuna gira, amici, mi piace questo gioco. Vedi che uno dei due sta per dire l'altro lo ferma.
Complimenti, elfo. Ecco a te le tue due monete d'oro. Te le passa. Le prendo. Le monete d'oro, vedi che sono di... intanto sono di oro zecchino, ma sono parecchio vecchie. Ok. Vecchie che... Che probabilmente appartengono a qualche tesoro. Belle queste monete, dove le avete trovate? Non ne vedo un po' così, non ne vedo così in giro da molto tempo. Vedi che uno fa, le abbiamo trovate nella... L'altro tira un calcione sul piede, è nella banca, non è vero Simon? Giusto Garfunkel, nella banca. Stanno palesemente mentendo. Certo, certo. Pensavo alla fiera di Scarborough. Comunque mi sa che erano quattro, okay. Ti hanno fottuto. Voi cercate di scoprire la verità su queste monete. Vabbè, io glielo dico. Secondo me questa storia della banca non torna. No, no, in banca, puoi andare a chiedere in banca, non, assolutamente. Così da che lì ci sono altre persone, se vuoi chiedere un consulto a qualcuno. Su cosa? Sulla banca? Sì, quello che vedi, sulle monete, le monete hanno un'effigie. C'è quello che è una persona che sembra un nobile da una parte e dall'altra parte quella che sembra essere la rocca, però mezza distrutta. Ok. Senti, vado con le mie monete da Jack. Benvenuto, amico. Se hai delle monete d'oro qua da Jack sei sempre il benvenuto. Mio amico umano. Non sono umano, comunque lascia stare. Mio amico non umano, ma col grano. Bravo. Sì, senti, i due laggiù. Sì, sono... E Indigo. Tombaroli, arraffoni, un po' le stofanti. Tombaroli. E ci sono perciò, ci sono tombe... Sì, però sono loro che mi hanno detto che mia sorella non è ancora ritornata. L'hanno aspettata fuori per un po' e poi sono tornati qua... Oggi è via da quasi un giorno e mezzo, mia sorella, lo dicevo poc'anzi al tuo amico elfo. Jack, tu mi sembri uno dritto, ti sei fidato di quei due? Mi sono fidato di quello, si è fidata Lina, mia sorella, loro sono qua del posto, conoscono bene le strade, quindi si è fatta solo accompagnare. E magari stai cercando qualcuno che la va a cercare. Ovvio. Sneaky, io stavo parlando adesso con Jack, stavo cercando di convincerlo a raggiungere un accordo. Mi piaceva proporgli di andare, intanto così con la scusa potevamo anche farci un giro e andare a esplorare un po' la zona in cerca di sua sorella, che comunque mi piace, per cui ci tengo a recuperarla affettivamente, ma in cambio... Qualora riuscissimo a scoprire il destino, la sorte di sua sorella, comunque qui potremmo pernottare gratuitamente almeno per un mese. Questo era il deal che stavo cercando di concludere. Narada, tu vuoi stare in questo luogo di merda per più di un mese? Ma cazzo! Da qui possiamo anche decidere di tornarci quando vogliamo, voglio dire. È solo per e dire... E tu sei medico! Lui è quello stato demente, eh? Senti, facciamo così, Narada, visto che sei tu che vuoi comandare, contratta delle monete sonanti invece che un pernottamento qua. D'accordo, allora possiamo fare così. Quanto devo chiedere? Quanto posso chiedere? Io non ho un spiccato senso degli affari. Allora, ma a dire la verità, io ti posso dare non solo vitto alloggio, ma si narra che ci sia tesori importanti all'interno della tomba. Benissimo, però sì, questi... Lord Mark Matthew Munars Pedra. Io ti stimo tantissimo, Nico. Morto per difendere la rocca mentre veniva conquistata, e da quel giorno la nostra rocca inespugnabile cambiò nome in rocca abbastanza. Che tipo di informazioni ci possono dare i due tombaroli? Chiedo a Jack. Ma sanno sicuramente la strada per raggiungere la tomba di Lord Mark Matthew Munars. Sì, ma qualcosa legato alle trappole, lo sai come funzionano queste tombe antiche? Ma io non so se siano mai entrati all'interno
sinceramente io me ne sto alla larga, ripeto, caro Narada, non sono un Ma avventuriero. loro le hanno visitate, no? Se Che non cazzo ne sbaglio, so, Narada, vai queste due a chiedere. monete d'oro non appartengono alla tomba? Le due monete d'oro che ha fatto vedere Sneaky, Non lo so, antiche. lui non le ha fatte vedere a Jack, Sneaky. Beh, ci stavo giocando facendole rodeare con le mani davanti a lui. Che Lui le prende? prende? Vabbè, mi mostri una moneta, per favore, Ok. amico elfo. È Gliela molto faccio. facile. È facile, Gliela Riccardo. mostro. Lui la guarda e fa, queste vengono palesemente dalla tomba di Lord Mark Matthew Mynard, spero. Mi Non ho interessa sempre capito. di più. Quindi loro sicuramente sanno qualcosa. Allora, abbiamo ragazzi, cioè, abbiamo qui C'è una Jack ancora tomba, sotto andiamo. incantesimo, quindi possiamo approfittare per chiedergli qualsiasi cosa. Volete sapere qualcos'altro? Cioè, Ah, è Jack ci sotto buttiamo. incantesimo, ho capito che era il mezzorco sotto incantesimo. No, è il mezzorco sotto incantesimo. Ah, è Tu il capisci mezzorco. il matto? Io ho capito che era il mezzorco era sotto incantesimo. Io pure ho Andrea, capito che era il mezzorco. subito. Infatti mi Allora non ho volevo capito un avvicinare. cazzo io. Ecco, io mi E volevo l'hai lasciato pure. avvicinare. Arbitro. Io Dimmi. mi volevo avvicinare a Narada, tirargli un po' la veste e fargli: senti, tanto quelli stanno a giocare a dadi e non se levano da qua. Ma il mezzorco, l'arbisteccone, ha parlato di uomini rettile, però non mi voleva date le informazioni. Ma secondo me potrebbe essere una cosa buona per farci una buona reputazione da queste parti. Che ne dici di usare il tuo charme, i tuoi bei zigomi e i tuoi bei denti per farti dire da quel mezzorco dove stanno sti uomini rettili e di che stava parlando? Hai perfettamente ragione. Io ci vado subito, vado immediatamente e ne approfitto e faccio le stesse domande al mezzorco. Allora tu ti avvicini, vedi che gli altri stanno guardando il loro compagno mezzorco Tom, che è un po' appunto intontito per colpa del tuo incantesimo. In compenso la sua brama di combattere è scemata. Anche vedete che anche Ragni è tutto felice in angolo, tutto contento come un pazzo. Ed è totalmente sotto il tuo incantesimo. Se tu gli chiedi informazioni, ti dice apertamente che all'incirca un giorno di cammino a sud della rocca abbastanza implacabile c'è un piccolo bosco al cui interno è ubicato un villaggio degli uomini lucertola. Ma la rocca è un'altra o è sempre questa? La rocca abbastanza, no, implacabile, la rocca abbastanza inespugnabile, questa qua, scusami. La rocca implacabile è una convention che c'era qua in Piemonte, scusate. La rocca abbastanza inespugnabile è un giorno di cammino verso sud. Voi sapete, il territorio lo vedete dall'alto. Un giorno di cammino verso sud vai nell'entroterra, c'è un bosco, all'interno di questo bosco qua è ubicato il villaggio degli uomini lucertola. Il villaggio degli uomini lucertola sono tribù tribali estremamente violente, ma che però hanno un sacco di pietre preziose, monoliti, che o rubano dagli altri esploratori, oppure hanno trovato loro in vecchi reperti. Cioè, non vedevo l'ora di andare dagli uomini lucertola. Io sono un grande appassionato di pietre preziose, quindi non vedo l'ora di andare lì. Questo però non c'entra un cazzo con la tomba Lasciamo di Lord Mark Matthew Mynard, spero. mettiamo ai voti, o la mettiamo ai voti, sta cosa. Nico, Dimmi. io tornerei dai due che giocano a dadi e con una delle loro monete faccio altro giro e metto la moneta sul tavolo. Dico, se vincete voi, la moneta d'oro è vostra. Se vinco io, voglio solo delle informazioni. Andiamo a gioco però, elfo. Bravo, eh? Ok, e che gioco? Prendi il coltello al volo. Il mio? Tu mi lanci un coltello, io lo prendo al volo. Io ti lancio un coltello, tu lo prendi al volo. Mi sembra un gioco stupido. A me piace. Ok, ci gioca lui allora. A lui piace, ci gioca lui. Va Io farei giocare bene. Staffington. Si gioca a Garfunkel. È Io ispirato. ho il mio campione, Ragno. Vai, Ragno. Ragno, fagli vedere Ragno come canti i contro coltelli. Garfunkel. Allora, visto che me lo sei Ok. inventato sto momento, sto gioco, non Ecco. ho idea di che cazzo di Joker e merda mi è venuto in mente. Bravo. È una cosa Piace. molto semplice. In contemporanea, dovete tirare il coltello
ma non per uccidervi, quindi non mirate alla testa o roba del genere, abbastanza distante, bisogna cercare di riuscire a prendere il manico quando arriva, quando vi arriva vicino. Arragna, gli dici di non mirare alla testa. Mi è tutto chiarissimo. Tiriamo in contemporanea, Roby. Qualcuno vuole aiutarlo? Qualcuno vuole fare qualcosa? Ma io mi piazzo lì perché io adoro sti giochi, quindi voglio fare, faccio il tipo per ragno. Ragno. Sì, incidiamo ragno. Garfunkel. Mi posso avvicinare e tirare l'incantesimo sonno su Garfunkel poco prima che lanci il coltello? O meglio, cioè, aspetta, come funziona il gioco? Chi vince? Allora, in contemporanea lanciano, quindi se tu gli lanci sonno, il tipo andrà di faccia all'indietro, quindi palesemente non prenderà la prova, lancerà il coltello, ma non riuscirà a prendere il coltello di ragno. Okay. Non so come ragno voglia prendere il coltello, perché ho paura a fare questa domanda qua, però puoi farlo senza problemi. Ok. Allora io mi avvicino facendo finta di leggere dal mio libro degli incantesimi. Revive Sleep. E vado di messaggio così, promozionale. Perfetto. Allora, per Sleep devi tirarmi 2d8, mm-hmm. Dovrebbe bastare, a meno che non fai una merda allucinante. No, aspetta, scusa, non ho capito la meccanica, perdonami. Come facciamo a lanciare il coltello e a prendere il coltello nello stesso momento se lo lanciamo in contemporanea? Molto più semplicemente, chi fa il più alto lo prende, cioè una cosa lancio molto una semplice. Scegli tu come prenderla. Io ho paura, cioè, nel senso, tu devi fermare il coltello. Lui palesemente fallirà, perché se lo fa addormentare, se gli viene il tiro, fallisce. Sì, ma io non ci provo nemmeno a fermare il coltello, non c'ha nessun tipo di istinto di sopravvivenza il mio personaggio. Miro agli occhi perfetto. Di Garfunkel. Allora, beh, allora non serve neanche perché? Che... perché? Oh no! Io non ci voglio giocare a dadi. Appunto, fai sonno? Trick è stato fatto l'ira di Dio. Voi vedete che lancia il coltello con violenza entrambi, Garfunkel mirando alla mano alzata di ragno. Ragno mirando proprio al cervello in mezzo agli occhi di Garfunkel. Per fortuna l'incantesimo sonno di Staffington ha immediatamente effetto e si accartoccia per terra. Si sente solo un urlo e Simon che guarda col coltello conficcato dalla parte. Io mi avvicino a Simon, gli levo il coltello e faccio: meglio? Ti ho curato? Sono un buon chierico? No? Ed è tutto è estremamente ferito. Ma che cazzo fai, Garfunkel? Ed è tu hai vinto palesemente, perché cioè, se solo l'altro è caduto e caduto per terra. Il coltello ti ha colpito o no? Sulla mano. Come ti pare? No, scegli tu, cioè lui te lo tira. Sì, ma colpito. Il coltello, vedete che il ragno si avvicina e ha tipo un coltello conficcato nella clavicola destra. Ma e non fa una piega. Anche Tommy il mezz'orco lo guarda. Cioè lo sta guardando tutti e tutti vedi, senti osservato, ragno. Io guardo il coltello, lo tengo qui, è più carino. Te sta bene poi se metti una cravattina proprio abbinata. Sta d'amore. Mi avvicino e faccio: ragno, devo fare qualcosa per quello? No, mi piace, appena mi muovo fa un dolore allucinante, è perfetto per la serata. Ragno, tu ti sei preso 2 punti ferita. Segnati. Sì. Senti, io mi avvicino a quello che si è preso il coltello. Che sta era... sanguinando come un... Cioè, sta sanguinando. Qual è? Simon o Garfunkel, non mi ricordo. È Simon. Avete perso? Non ho capito il gioco. Secondo me avete perso. Ma quando? Adesso o prima la macchinetta? Il schifo che fai. Sì, abbiamo perso. Oh, visto? Informazioni. Che cosa vuoi sapere? Dove avete preso le monete d'oro? Non lo so. Che sì. Hai perso.
Le abbiamo prese nella tomba di Lord Mark Matthew Mjolnir Spedra. Dove è rimasta anche la sorella di Jack? Ce ne siamo andati a gambe legate. Perché? Legate? Legate. Saltellando. Non una gran fuga. Perché una creatura ci ha offerto queste monete per Alina. L'ho detto. Jack, hai sentito? Ammazza che amico dei guardi. Jack, che sei io. Jack non è una guardia. Ammazza. Jack è basito. È basito, gli viene vicino, lo prende a ceffone. Simon, come hai potuto? Come hai potuto? Mentre prendo le monete dal tavolo. Come hai potuto? Eh? Quindi 8 monete d'oro, non se ne accorgono. E certo, non se ne accorgono. Era un'occasione troppo ghiotta. Troppo. Era questa creatura che era con dei goblin. Ci ha chiesto di vendergli Alina, praticamente. Noi abbiamo mandato Alina da una parte e abbiamo detto ai goblin dove si trovava. Ci ha dato ben 100 monete d'oro, capisci che per noi è un guadagno incredibile. Senti, siccome io ero innamorato di Alina, lo posso massacrare di botte? Sì, ci sto. Sta andando tutto benissimo. Sta andando una crema. Partito, no, puoi prenderla a ceffoni pesantemente, tanto che vedi che Jack si gira di spalle. Quindi puoi prenderla a ceffoni. Io personalmente mi sento questo sentimento di odio profondo perché mi piace Alina, sono interessato a lei. Quindi. Alina è un'umana. Spero che tu, chi ha scatola rossa sappia chi è Alina, poi ve lo dirò. È una sacerdotessa bellissima, bionda, e come è la sorella più piccola di Jack. È questa piccola sacerdotessa... quanto? Di anni. Perché, scusa? Quattro anni hai? Mi viene un'ansia, 4 anni più piccola sarà Alina. Cuccia! 4 anni più giovane di Jack, appena entrata a Ponte nell'ordine delle sacerdotesse guerriere e voleva provare il suo valore, andando a sconfiggere da sola il male che sta salendo in queste terre, andarlo a sconfiggere da sola con i poteri, confidando in Simon e Garfunkel, che però invece l'hanno tradita. Quindi a maggior ragione mi scaglio con ancora più rabbia. Pensando alla tua Alina, lo prendi proprio a ceffoni e a pugni. Capisci però che lo stai quasi per uccidere. Posso consigliarti da quello di chiesa? Io in quel momento di rabbia non è che sono tanto... Metto una mano sulla spalla di Narada. Narada, come tua guida spirituale verso l'oscurità, approvo tantissimo questa cosa. Però fossi in te... lascerei fare a ragno. Tu puoi combattere battaglie più forti. Volentieri! Sono pronto! Lui mi calma, Kuren mi ha calmato e quindi mi discosto. Ti calmi, anche Jack prende Simon e Garfunkel e gli lancia fuori dalla locanda. Io, scusa, nel frattempo vorrei dichiarare I'm just a poor boy, though my story seldom sold. Perché comunque ma perché? Riguardo che che Garfunkel viene preso a pugni. E Garfunkel si sveglia e fa che bella questa canzone. Volete fargli qualche altra domanda prima che vengano presi a calcio del culo fuori dal locale? No, dai, ci siamo. Io in tutto questo sto ancora vicino al mezzorco che è sciarmato da Narada, quindi non mi si caga, sta solo imbambolato. Però lo stai barcagliando. Non faccio altro che passargli le dita sugli addominali e gli faccio: Madonna, ma tutti sti bozzi come te li fai fare? Ascolta Andrea, vuoi che metta una parola buona oppure non, visto che capisci che è sciarmato? Cioè, no, io lo capisco che è sciarmato, però di guarda e faccio: questo mi offende molto. Pensi che io non sia in grado di sedurre? Scusami, hai ragione Andrea, massimo rispetto. Al massimo suggerisci di offrire da bere a tutta la compagnia per scusarsi del mezzo casino che ha tirato su.
Va bene, io a quel punto, cioè, dopo aver malmenato gli altri, quindi con l'input, beh, a parte che potrei dire di suggerire, cioè potrei suggerirgli di seguire quello che ha da dire Andrea, quello che vuole Andrea, la sua volontà. Per cui, allora, da questo momento, che tu non puoi obbligarlo a uccidersi. No, infatti, andare con Andrea è come uccidersi. Dottor Narada, puoi obbligare a me a ucciderlo? Cioè, potresti essere, diciamo, è un po' come farlo morire, una piccola parte del mezzorco che va con una nana marbuta. Che bel momento. Poi un fiore di giunco come Andrea, poi, cioè, oserei dire. È un mezzorco fortunato quello che va con Andrea. Sì, sono d'accordo. Grazie, grazie tesorucci, grazie. Jack arriva, prende a calci i due tombaroli che andando via fanno cadere per terra quello che è un pezzetto di carta. Dopodiché Simon Garfunkel prende Simon tutto sanguinante e si dispertono dopo la piazza con la fontana. La 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 la. Le Gobbis, narrami. Pausa? Hai detto pausa, sono le 10:30, siamo a metà esatta. Se volete fare una pausa, sì, non dite, chiamatemelo voi, ragazzi, sapete che io vado avanti. Posta tu la pausa a metà. Madonna mia, grazie Riccardo, ma stava fa sotto. Grazie Riccardo, grazie, ti voglio bene. Vedete, io che sono più vecchio di voi, ho ancora un'ottima prostata. Sì. C'è il secchio. Quindi c'è. Alla pausa, esatto. Ciao. Allora ragazzi, scherzi a parte, adesso è una pausa. 5 minuti, no? Che cosa facciamo? No, di solito cosa facciamo? Una pausa, facciamo un attimo, anche io vado un secondo a far pipì, ne approfittiamo, poi per un 10 minuti, un quarto d'ora, se volete farci qualsiasi tipo di domanda, sia sulla campagna, sia come sarà la campagna, o su qualsiasi altra cosa inerente al GDR, noi siamo qua. Sono le 22:37, per fortuna sono a casa mia, quindi ho il bagno qua dietro, vado un secondo, tra un minuto torno e iniziamo con le domande. Chiunque voglia fare domande, chiunque voglia rimanere, vada, e gli altri invece rimangono. Ragazzi, mi raccomando, non andate a fanculo, cioè non è che state via mezz'ora. Siamo tutti chiusi in casa. No, no, appunto, però, bah, guarda. Cioè. Io vado a prendere il tè. Arrivo. Sono spariti tutti. Comunque, secondo me, dobbiamo dare più interazione fra Trinket e Stuffington. Ci vuole più rimbalzo. Va mandato il disegno del personaggio. No. Tanto questi li puoi mettere su Facebook se volete andare. Non so, ce la fai? Quelli mettiamo domani. Domani. Se vogliamo metterlo sulla pausa. Eccoci qua. Ci siamo. Io ringrazierò Riccardo per sempre, perché stavo veramente in fusione del nocciolo. Stavi piano piano collassare in una serie di esplosioni interne. No, stavo per diventare una situazione di crisi. E quindi se non andato il master, come sì, possiamo rispondere lui alle domande? Per adesso, per fortuna, sono tutti ancora online, no? Sì, siamo ancora online, tutti sono presi una pausa, ma penso anche la chat si è presa una pausa, quindi vabbè, siamo tranquilli. La posta delle ragazze. Questo è esatto, cioè, la posta di Andrea, potremmo fare la rubrica La posta di Andrea, in effetti. La posta delle ragazze. Grazie. Raccontatemi i vostri problemi di cuore, le vostre insicurezze, in ambito sentimentale io vi risponderò dalle mie esperienze personali. Esatto. Siete tutte delle principesse. Siamo rimasti a te, Fanto. Siamo rimasti a te. Che facciamo? Partitina veloce, piglio le carte. Briscolone. Allora c'è Duchess of Gaybridge che dice che ha un enorme problema di cuore. Dimmi Duchess, dimmi. Aspettiamo la risposta. Sì. Comunque nessuno mi ha visto te e Batman nella stessa stanza anche. Cosa? Comunque, signor Bruno, il canale di Drawings and Dragons lo trovi anche da Facebook, vai sulla pagina Facebook, trovi tutto, vai tranquillo. Sì, è nel post fissato in alto,
nel primo commento, insomma, nei commenti c'è il link al canale YouTube. Comunque Duchess of Gabridge dice non si può smerdare qua. E allora scusaci, però, cioè, ormai che fai? Perché parli di smerdare? I sentimenti sono qualcosa che ci arricchisce, non che ci impoverisce. Non devi aver paura di esprimere quello che provi. I tuoi dubbi sono anche la tua forza. Sei spaccettato come un D20, hai capito? C'è anche un momento molto profondo, devo dire. Dario Sicchio. Cosa? C'è sta qualcuno che sta continuando a scrivere unico vero imperatore Dario Sicchio. Ma è un po' che io porto avanti questa campagna, ci mancano i volantini, ci mancano. C'è un'altra domanda per Andrea. I capelli cominciano a farsi lunghi, dovrei legarli in una virilissima treccia castana? Signon, il 2020 grida Signon, che è anche più genico. Comunque sì, Ravenous e le live finiranno su YouTube, c'è il canale poco sopra, lo trovi. Poi qualcuno vuole che tu dica you failed this city, come in Arrow. Io? Certo. In tutto questo, tu forse Lorenzo puoi notare che la mia birra sta strarivando e sta macchiando il tuo tavolo. Sì, sì. You failed this city. Comunque non mi piace Arrow, scusate. Cioè, Andrea parla come l'infermiera che mi portò in sala operatoria, sei per caso tu? Dico in chat, non so io. Ma ogni tanto me ce vesto così. Un'altra ti chiede un consiglio posto del cuore. Dice: Andrea, il mio ragazzo mi tradisce, cosa devo fare? Allora, parti dal presupposto che uno che ti tradisce non te merita e quindi non c'è mai avuto un ragazzo. Il mio suggerimento però è trova la cagna, facci uno spezzatino e dalla da mangiare testa di cazzo. È chiaro, perché nessuno fotte con le regine. Bravo. Guarda, c'è Daniele che approva. Se qualcuno ha delle domande per Daniele, domande per Daniele, vai. No, ci sono delle domande. Tanto siamo ancora, ma ancora il master. Ora si può chiamare master. Non c'è il master. Non c'è. Dicono Bossari è uguale alla prima puntata di Fuego. Ma... io non so cos'è Fuego. Tu non sai cos'è Fuego? Era un programma, sarà... è un programma che andava su Italia 1 nel 2000, tipo. Oh. Quindi sono passati 20 anni. C'avevo 10 anni nel 2000. È la prima volta che andiamo con i GDR, chiedono. È la prima volta dopo tanto tempo. Ma Andrea, come fai a mantenerti in linea? Ma guarda, la linea è una sovrastruttura sociale. Eccomi. Perché anche le curve sono delle linee, capito? Non vi fate imporre un cazzo da nessuno. Voi siete bellissime così. E se gli altri non lo riescono a vedere, peggio per loro. Spezzatino de cagne. Rich! Veramente. Ci sono domande anche per il nostro arbitro che è arrivato? Sì. Tutti seri. Noi stavamo facendo l'angolo delle chiacchiere con Andrea. Poi c'è Riccardo. Bene. Come fai a mantenere la linea che mangi come un porco? Riccardo, come fai a mantenere la linea? L'unica che c'ho, dici? Se ti giri di lato e tiri fuori la lingua sembra una zip, tipo quella. Cattiva! Però tanti ti hanno scritto che sei molto più sempre più fascinoso, dice Torti, sempre più fascinoso. Gerontofile. Chi è più fascinoso, Riccardo? Sì. Mazza Riccardo che si è abbassata a pagare la gente per avere i commenti. No? Vabbè, è pure che non c'ha un fezzo in testa, dico. Infatti, più bel fezzo. Che bello che è. Che bello che è. Quel fezzo è bellissimo. Mamma mia, lo amo selvaggiamente il mio fezzo. Penso che Marchino lo odi più di qualsiasi altra cosa al mondo. C'è più di te. No. È che sì. Marchino odia cosa? È che Marchino odia te più di ogni altra cosa. Sì, 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 ovviamente. Qualsiasi tua orribile appendice. Qua chiedono se Jack fa la carbonara classica del Medioevo. Nicola, ti fanno una domanda: se Ose usciranno anche moduli di avventure o ci rifaranno solo i vecchi moduli da riadattare alle robe fanmade? No, uscirà un sacco di roba, moduli avventure, moduli avventure anche originali che scriveremo noi. Proprio è una linea che vorremmo sostenere moltissimo, oltre alle avventure che sta facendo adesso Gavin, quindi le avventure che localizzeremo inglesi,
ci sarà anche un sacco di materiale originale. Vedo che mi chiedono anche di parlare meglio del sistema di gioco. Tutte le avventure vecchie, ad esempio, tutte queste avventure qua dell'editrice giochi, chi se le ricorda? Voi che siete dei vecchi maledetti ve le ricorderete tutti quanti. Sono perfettamente giocabili, cioè non sono neanche da adattare. Hanno le stat che si possono usare con OSE. In OSE c'è sia la vecchia attacco che tutti quanti odiavano, sia la classe armatura ascendente con un metodo di conversione istantaneo, quindi è assolutamente fattibilissimo. Il sistema di gioco è esattamente, ragazzi, come era Scatola Rossa. Quindi ci sono i tiri si fanno sulle caratteristiche, quindi sui valori di caratteristica tirando in basso, quindi se tu hai 15 in carisma devi fare da 1 a 15, è un roll under. E invece c'è l'altra cosa che tutti quanti odiano per la bellezza dello school, sono i tiri salvezza. Tiri salvezza che sono quelli contro morte, veleno, pietrificazione, verghe, spell e via dicendo. Perché sono odiati i tiri salvezza? Tiro salvezza contro veleno, contro morte, non lo passi, è morto. Basta. Considerate che il manuale è questo, c'è una roba piccolissima dove c'è dentro di tutto e ci sono tantissime avventure, cioè per dirvi ci sono tantissime anche avventure amatoriali vecchie della Scatola Rossa che si giocano alla grandissima con questo sistema qua. Considerate che oltre al Classic Fantasy hanno fatto anche l'Advanced Fantasy con classi nuove, con spell nuove, c'è l'illusionista, c'è il druido, c'è il drow, ci sono un sacco di altre classi e noi localizzeremo tutto quanto, quindi siamo stra contenti. Un messaggio per Roberto, tanta stima per aver fatto arrivare Don Zauber su Dylan Dog. Ah bene, sono contento. Ah Nicola, ti sto scrivendo una proposta per fare un modulo su quella campagna che facevamo in cui bisognava continuare a morire, muori e riprova, quella che facciamo con Riccardo. Ho iniziato a scrivertela. Top. Godo e basta, cioè sono Andrea, solo più contento. Andrea, sto erigendo una statua in tuo onore, marmo bianco oppure oro? Beh, vedi, l'oro è un po' pacchiano, fa un po' boss delle cerimonie. Il marmo bianco, invece, pure se non è molto gentile sulle linee, sta più fine, capito? Grazie stelle, grazie. Chiedono se il manuale è sufficiente per iniziare a giocare, un po' come se fossero i tre cordi di D&D. Sì, questo qua c'è tutto. C'è questo qua per il master, per l'arbitro, scusatemi che se non mi autoinsulto. Questo è quello del giocatore, come detto, un pochettino più piccolo, ma qua dentro c'è tutto quanto, c'è regole, classi, come fare le avventure, mostri, tutti un unico manuale, il manuale è monocromatico, c'è l'unica nota di colore, il verde, però dentro ci sono un sacco di vecchie illustrazioni old school, chiaramente. Ed è comodo perché se uno non ha mai giocato è divertente giocare come si giocava una volta, se uno giocava come una volta è bello tornare indietro nel tempo. Io che ho iniziato così mi sto divertendo un sacco a giocare questo giochino, veramente molto divertente. Daniele, tu ti diverti? A me piace tanto, a me piace e ok, è chiaro che ancora sono, voglio dire, una fase di osservazione, devo reimmergermi in tutto il flusso, però mi diverto molto anche solo come spettatore seguire le dinamiche. Poi devo fare i complimenti ovviamente a tutti voi e in particolare a Nicola, perché devo dire che riuscire a gestire questa situazione cioè ci vuole una maestria non indifferente. Perché stiamo essendo ancora buoni con Nicola. No, questo qua non è niente, cioè non è niente questo qua, infatti c'è Nani, fidati che fanno di quei disastri che è imbarazzanti, cioè, infatti ho paura adesso se... Io adesso infatti ho voglia di cominciare a capire la nostra direzione, cioè nel senso siamo solo all'inizio. È questa. Finita. Questa, cazzo di cane. Allora avevo ragione a prenotare per un mese nella locanda, vedi? Ci sono delle domande anche, quali sono le ispirazioni di Narada come personaggio, poi che impronta darà l'interpretazione e per Nicola se ci saranno altre razze come classi, esempio il nano come classe, sì il nano è già, non lo so, dimmi se... Il nano è già, cioè, ad esempio Narada è un elfo, Trinket è una nana, Andrea è una nana, Staffington è un elfo, sono classi, non sono razze. C'è nell'Advanced Fantasy l'opzione per utilizzare classi e razze, però non ha molto ma già snatura il sistema.
Esatto, cioè si può fare un po' la conversione di AD&D, non ha molto senso, ma si fa. La cosa bella, ragazzi, è che Old School Essential era uscito per chi amava la scatola rossa, era uscito così, cioè la figata è questa, adesso la faccio vedere, vedete? Tutto il manuale che vi ho fatto vedere con lo nero prima è diviso in manualetti. E c'è la stessa cosa, è solo per avere... anche la versione in manualetti. Sì, è solo una chicca in più, però è quello che c'è dentro. Genario. Sì, esatto. Io che c'è dentro. Se fai l'edizione italiana di quello col cofanetto a 150 euro, io te la compro. Non ho comprato Warhammer, però te la compro. No, non c'è. Oh, quella domanda mi piace, dove si compra il fez dell'arbitro? Io me lo sono fatto fare alla Genco l'anno scorso, ha iniziato a spedire anche in Italia, sono dei sarti che le fanno, si chiama fez-o-rama, sono dei sarti che fanno fez da gioco, lo fanno con Cthulhu, con segni della confraternita di gioco, è un simbolo dei giocatori da tavolo di ruolo. Senti, ma li fanno di tutti i tipi, cioè scegli tu un modo. Sì, allora, quando vai in fiera ce ne hanno, diciamo, semifatti, cioè tu scegli la forma, a volte c'è il simbolo, e poi ti fai tutte le varie cose, ci aggiungi le varie cazzatine, tipo, non so, io ho usato un po' di cose voodoo, sai, con i piaci New Orleans, ho messo Bugu e Bagu, e poi ho messo il Ferma Fez col D20. Quindi, so, volendo, sì, uno se ne può fare anche uno di buon gusto. Cioè, non ho capito, sì, la domanda. Esistono fez di buon gusto? Cattiva! L'ha presa larga? Esistono fez, scusate, ma esistono fez di buon gusto? Con scritto disfunzione rettile? Silvia! Silvia, i miei amici mi stanno bullizzando, Silvia! Perdonatemi, se anda Boccone, ma... che inizia a scorreggiare il live. Questo prevede che esistano dei fez di buon gusto, tra l'altro. Vero. Vabbè. Perché non chiami Daniele, per Daniele, per cortesia, puoi metterti tu un fez la prossima volta, se tutti quanti stanno zitti, dicono, cazzo Daniele, che bene, no, che ti sta... No, però pensa che a me piace tantissimo per un discorso di confraternite, eccetera. Bravissimo, Daniele! Happy Days! Cioè, Happy Days, la loggia del leopardo. Brada! Hai capito perché mi ammazzavo? Cioè, ragazzi, cioè... Sì, però, voglio dire, su Happy Days, Fonzi portava il giubbotto di pelle, non portava il fez. Uno vorrebbe essere Fonzi. Io vorrei essere Ron Howard, no Fonzi, non so te. Ma mi sa che adesso anche quel giubbotto di pelle c'ha scritto disfunzione rettile. E sipario. Sipario. Sulla disfunzione rettica di Fonzarelli, madonna. Madonna. Li beccio. La monnezza che ho fatto. Questo è Caprera. Allora, ragazzi. Simon e Garfunkel sono stati cacciati dal locale. Diventeranno, grazie a questa batosta, un duo veramente incredibile sulle canzoni tristi. Voi avete adesso davanti a voi due avventure, da quello che sapete. Una nel villaggio degli uomini lucertola, l'altra, però lì è solo, diciamo, per una questione di arricchirsi, l'altra a sud, scusatemi, l'altra all'interno della tomba di Lord Mark Matthew Mueller Spedra. Non ho capito. Dove però qualcuno ha dato un sacco di soldi al duo... per far lasciare la ragazza. È molto più interessante, dai. E c'è il grano, c'è tanti elementi fighi. E poi si va nell'oscurità. Abbiamo detto che lei è appena ventenne. Ma perché cade? Ma poi respirare. Ma c'è un sacchetto per respirare. Scusami, ragno mio. Allora, se è sopra i 30, Jack è a 4 anni meno, non è appena ventenne, è un 27, 28. Allora non mi interessa, a posto. Ma tanto era mica di Narada. Tuo buco sto personaggio, a Robetto, tuo buco sto personaggio. Tuo buco. Staffington, tirami un D20. Vado subito. Se fai sotto 20 mori. No. ma è così, È la locura. 11. Vai. 11. Sì. Vi girate verso Staffington, che è tornato felice dalla latrina dopo essersi liberato da bisogni corporali di una certa importanza. E qui è fatto anche di noi adesso. Esatto,
riabbassarsi, riallargarsi e tornare quel fiore di Trinket. Ah, ma lontano 5 secondi, guarda il casino che siete riusciti a fare. In effetti, c'ha ragione. Davvero, per voi è normale vedere questi, questo cambio. Voi siete, eravate tutti quanti all'interno del centro dentro di recupero per avventurieri feriti nello spirito e non nella carta, e quindi era una cosa normale quella che vedete. Le altre persone sgranano gli occhi, ma non ci fate più caso. Comunque viene fuori il suo istinto materno. Ammazza. Con questo ammonimento, con questa sua, cioè ci ha sgridato, ci ha strigliato, è un po' mamma, vedi, cioè di tutti noi qua attorno. Ma si vede proprio. Rafone è bella mamma sua, però qua stiamo veramente esagerando. Mamma, la mamma è morta. Ecco. È felice, quindi. E un giorno tu ritroverai tua madre. Molto presto, sembra. Da 5-10 minuti. Che cosa volete fare? Beh, io comunque direi... Beh, io sento comunque quando sì, anche sì, c'è lui, io sento tutto. Sì, 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 voi sentite... Tu sei presente, sei cosciente di tutto quello che è successo. Yes. Beh, scusate, per me la cosa è abbastanza semplice. Da una parte c'è... Sì, ok, il denaro, ma dall'altra parte c'è la gloria, c'è il rispetto. C'è l'oscurità. Il denaro. Quindi, per quanto mi riguarda, nonostante c'era un po' fretta ad andare dagli uomini rettili, perché poi il mezzorco ci frega tutti i soldi, devo dire che dall'altra parte, nelle tombe, una principessa è in pericolo. Quindi io voto per andare a salvare una regina. Meglio di così. Dario, io devo chiarire una cosa: sono uomini rettile, non erettile, rispetto a quello che dicevi prima. A me dispiace entrare nel merito di questioni a voi care, però rettile. Sta voi, ragazzi, a me non interessa uccidere uomini erettili, rettili, che schifo, meglio esseri umani, forse ci sono più esseri umani nelle tombe morti. Tutti d'accordo. Da riuccidere un'altra volta. Assolutamente sì. Tombe. Per me è chiaro, ma la reputazione poi, ragazzi. Insomma, siamo fighi. Grande bisogno. Siamo tutti d'accordo. Sono molto contento, ragazzi. Assurdo, dai. Tra l'altro. È la prima volta. Cioè. È la prima volta nella storia del gioco di ruolo. Un unicum. No, noi andiamo da una parte, noi andiamo dall'altra. Quanti soldi avete da parte, ragazzi? Infatti, volevo capire di cosa abbiamo bisogno se dobbiamo andare via. Qua mi sa che l'unico che ha qualche soldo, se voi dovete andare all'interno di una tomba. Quindi c'è un emporio, potete comprare se vi serve qualcosa. All'interno di una tomba? Allora, per le luci, le cose abbiamo di tutto? Sì, le torce. Io ho la lanterna. Anch'io lanterna. Ah, la lanterna. Perfetto, avete ben due lanterne. Yes. È sufficiente in sei? Ma sì, se stiamo in gruppo. Se state in gruppo. Anche un po' impermeabile. Io c'ho pure uno che cosa altro vi potrebbe servire? Sta voi, guardate il vostro equipaggiamento, c'avete fondamentalmente armi e basta. C'è niente, io ho una corda, uno zaino e le armi, però non ho... Io c'ho una dell'acqua santa, potrebbe essere utile, ragazzi. Come no? No. Abbiamo le pozioni anche, no? Le pozze. Non so, questa che le pozze le avevi comprate, te le avevi prese solo tu perché eri pienissimo di soldi. Perché ah no, pure io ho le pozze. No, tu me ne avevi data una. Sì, la paralisi, quella per la paralisi. Sì, quella paralisi è una pozza di paralisi. Se volete, se avete dei soldi, vi grazio con una pozione di cura a 60 monete d'oro l'una. E vaffanculo. Cazzo, sì. Che patate. Ciao, bello. Quindi mi devo salvare così. Non mi è arrivato colla. Ancora dalla gilda dei come dire, i 600 scudi della gilda dei chierici, ancora non mi sono arrivati. No, io infatti do una pacca sulle spalle a Curenne e gli faccio: tanto ci abbiamo un chierico, no? Bello di casa. Sì, sai che chierici al primo livello non hanno incantesimi. Loro lo so. È una delle poche cose che mi ricordo. Tranquilli, ci penso. Comunque io. C'è pure una corda, un poncio impermeabile che non si sa mai, che fa sempre un po' freschetto nelle tombe, un po' umido. Io c'ho pure un aglio, dovessimo fare un soffritto. C'è da bere per
L'hai preso davvero l'aglio? Certo. Metti c'era un vampiro. No, io qui non ho fatto tanta spesa, quindi volevo capire veramente se c'è, se questo è il momento di farla, oppure se posso arrangiarmi. Allora, voi siete all'interno di una tomba, non sapete cosa potete trovare dentro la tomba. Quello che sapete e che vi ha detto è che alcuni goblin hanno dato dei soldi per lasciare sola la... No, ok, però io non ho né da mangiare, non ho da bere, non c'ho niente. Piglia tutto, cioè, tanto non è che dovete andare all'avventura adesso, cioè immagino che voi andiate in una tomba e poi vogliate tornare qua o morite malissimo. Cioè, fascino. Okay. Cioè, se vuoi prenderti del cibo, cioè, chi sono io per impedirti di prenderti uno snack? Prendi uno snack, okay. Infatti, una birretta da subito, come andate a piedi a mangiare. Momento pubblicità. Che cazzo bevi tu come... Ma no, io per il calo di zucchero mi preoccupo, capito? Ah, quindi vuoi una focaccina dolce? Ma no, Jack sa dei tuoi bisogni, ti porta un piccolo sacchettino, ti dà una pacca sulla spalla, questo per i piccoli glicemici. Ok, grazie. Prendo, segno. Che cosa volete fare, ragazzi? Se non volete acquistare nulla, vi potete mettere in marcia. Su, dunque, in camion. Partiamo direttamente, non dormiamo? Scusa, è giorno ancora. Scusate, io lo so che tutto il gruppo è già freme, eccetera, ma io solo un'occhiata, io sono curioso perché a me piace lo shopping. Cos'è che vendono? Cosa c'è? Conte Vanifoso, una rada. Ho un sacco di grano nell'estate, voi avete un cazzo di monete d'oro, lui non sa dove buttarle. Allora, no, è quello che voglio capire, cos'è, cioè, qual è la merce esposta? Allora, Narada, tu all'interno della rocca, tu ci sei già stata qua nella rocca abbastanza inespugnabile, sai che ci sono svariate cose che puoi comprare, ovvero dal fabbro e dall'armaiolo puoi andare a ferrare i cavalli o fabbricare delle armi o della natura, dall'approvvigionatore puoi qualsiasi cosa necessario per andare all'avventura, da corde a vanghe a via dicendo, il mercante vende armi e armature. E soprattutto se hai dei abbastanza soldi puoi comprare le pozioni ad esempio alla banca puoi andare a cambiare le monete, le pietre preziose che andrai a va trovare. Bene, allora sono a posto, ti ringrazio, grazie. Okay. Cosa cercavi per curiosità? Cioè, se vuoi volevo sapere cosa c'era di per elfi, cioè, ovviamente. Capito, era più quell'aspetto lì estetico, però fa niente, non importa, io sono pronto. Ma se fashion, cioè... victim che è Narada, sti elfi sono vanitosi. No, mi piace molto l'idea di allestire, di vestire, di mettermi, capito? Ma scusami, Narada, allora perché non lo apri tu un negozio con quello che guadagnerai all'interno dell'avventura? Vediamo come andrà a finire questa avventura. Poi vediamo andrà a finire, che la prossima volta Narada non esiste più, se no. Signori, dove volete andare? Abbiamo votato. Tomba. Nell'oscurità. Nella tomba. Hello darkness, my old friend. Sì. Vicino alla mamma del ragno. Oh. Che culo. Uscite, la giornata è all'incirca mezzogiorno, non è lontana la tomba di Lord Mark Matthew Mjolnarsvedre. È all'incirca un paio di ore di viaggio. Ed è, se voi siete nella parte più alta della montagna, è proprio in alcuni cunicoli che portano all'interno di questo di una specie di radura sul vicino al cocuzzolo della montagna. Il Lord amava molto questo luogo, quindi ha chiesto di essere seppellito qua. E da quello che sapete, da quando è stato seppellito all'incirca una cinquantina d'anni fa, non era mai stata aperta questa tomba. Da quando però le forze del male, Narada, questo lo sai, si sono espante, sparse in giro per tutto il legno, sai che per prima cosa sono andati a cercare queste tombe di persone facoltose per riuscire a avere più approvvigionamenti possibile. La prova di quello che ti hanno detto Simon e Garfunkel è stata appunto questa, che dei goblin, quindi parte dell'esercito del male, ha assaltato questa tomba e soprattutto ha preso Alina, che è una sacerdotessa di divinità benigna. Camminate per un paio di ore,
siete fortunati, non trovate nessun nemico sulla vostra strada, siete abbastanza cauti, in fin dei conti per quanto siete un po' fuori dalla norma, siete persone che hanno viaggiato e sono andate all'avventura abbastanza nella vostra vita. Vi ritrovate? Che cosa, Trinket? Mentre camminiamo, io volevo chiedere a Andrea, bene, perché la storia di come si era lasciata con questa vercia, io so solo che è uno stronzo, sì, però insomma, ma com'è che è andata a finire, Andrea? Cioè, racconta, non mi ha più detto niente. Che è successo? È un po' una storiaccia. Prende la storia tra Miss Averius. Principalmente era una storia di sesso, però di avventura anche. Certo. Solo che una volta l'ho beccato a letto. Guarda, mi fa male solo a dirlo. L'ho beccato a letto con Atlanta. Ce l'hai presente Atlanta? Voglia, sì. La mia cavalla. Ma vedevo che gli faceva sempre l'occhio dolci, però pensavo, sai, magari è un amante degli animali, non pensavo che... Niente, che mi hanno fatto? Mi hanno obbligato ad entrare nel centro di recupero mentale per il semplice fatto che io ho fatto, una volta scoperta sta cosa, ho ammazzato Atlanta, l'ho macellata e l'ho data da mangiare a Saverius, e pare che sta cosa mezzo non si poteva fare, capito? Ma non lo scoperto anche di troppo spesso. Certo, però così... A me sta cosa mi ha lasciato la cera da dentro, perché ho perso quello che pensavo essere l'amore della mia vita, ma anche la mia cavalla, che cazzo. A piedi. No, allucinante, che brutta storia, brutta. Storiaccia. Ma invece te, com'è che sei finita a mezzo con quell'altro mezzo impicciato? Ma guarda. Lo sai che insomma c'avevo... Sì, insomma, c'avevo un lavoro, un lauretto, insomma, da fare con... mi ricordo. Con spostati, sì. E ci stava pure, insomma, sto straccio bagnato, che però, insomma, stava a fare gli incantesimi, ho detto, poi metti che non ci serve qualcuno per fare gli incantesimi, solo che questo qui, niente, ha cominciato a fare un incantesimo allucinante, stavamo in una caverna, questo voleva fare un bordello, rischiava addirittura di farci crollare la caverna addosso, quindi io che ho fatto? Gli ho tappato la bocca. Questo che fa? Mi morde. No. Ma morto con quei dentacci da coniglio che si ritrova. Beh, lo sai benissimo. Fallo sta zitto, per cortesia. E quindi niente, adesso siamo combinati così. Vabbè, vedila così. Almeno tu dici, ho incontrato uno straccio bagnato. Almeno uno straccio tu era bagnato ogni tanto. Andiamo, va. Andiamo. Dopo aver scoperto questi ottimi aneddoti, Ceragno stesso che vi guarda male, fate voi. No, io sto cercando di tagliarmi l'orecchio. Ok. Io so che lo fermo, gli ferma la mano. Ma c'è ancora il pugnale nel braccio. Ah, non ce l'ha più il pugnale nel braccio. No, c'ho ancora il pugnale nel braccio. Ah, a posto. Arrivate davanti a quella che è una costruzione all'interno di questo spiazzo. Capite palesemente che è una porta. È la porta della tomba del Lord, di quella che era all'epoca la rocca inespugnabile, e dopo la sua dipartita è diventata appunto la rocca abbastanza inespugnabile, tanto che l'entrata di questa tomba sembra quasi l'entrata che avete visto quando siete entrati nella rocca, con queste, ci sono queste due torri, questo portone. Effettivamente vedete di fuori, la porta non è semispalancata, che ci sono parecchie tracce di piedi abbastanza piccoli. Quindi probabilmente è vera la storia che mi hanno detto Simon e Garfunkel. La porta è lievemente accostata, sono questi due enormi blocchi di marmo semichiusi. Un odore chiuso comunque proviene dall'interno, un olezzo, probabilmente anche un olezzo causato anche dalla sporcizia e dall'erciume dei goblin. Ma ci si passa o no attraverso le portone o vanno spinte? È aperto per la larghezza di goblin, quindi dipende da quanto siete magri. Nano dubito che ci riesca a passare. Non lo so se è il caso di andare là dentro. Questo lezzo, potrebbero esserci delle malattie.
Io sento il richiamo della mia divinità. Devo andare, ragazzi. Questo è ciò per cui sono nato. L'oscurità, le cose così. No. Devo andare, andiamo. Ciao, Goren, allora. Ah, sì, ciao. Sapere. Non mi seguite? Non avvertite il carisma e... No? Cioè... Tu vedi io proprio l'oscurità dentro. Sì. Tu sei preso benissimo, Goren. Sì. Cioè, io proprio entro. Se spingete è abbastanza facile riuscire a capirlo. Ma no, io sguscio proprio dentro, Nico. Tu entri dentro, sei nell'oscurità più totale. Senti però, nel buio, allora, un lievissimo squittio provenire da destra e un rumore indefinito provenire da sinistra. Ti rendi conto di essere in un piccolo corridoio, quindi probabilmente al fondo ci sarà qualcosa che si slarga. Ok, mi volgo e chiudo la porta. Ma non sei al buio totale. Come chiudo la porta? Ma come chiude la porta? Ma si riapre, no? Sì. Uomini rettili, no? Avevamo detto uomini rettili, giusto? Infatti. Andiamo. Allora, tu la richiudi? Tirami un D6. Sì, la richiudo e poi strillo. Ok. Oppure no, fammi una prova di forza per chiuderla subito, cioè con violenza, in modo tale che loro dopo debbano a loro volta riaprirla. Quindi devo stare sotto, no? Sì, esattamente. Sempre il D20? D20 devi stare sotto forza. Quanto hai in forza, ragno? Adesso te lo dico. 16. Hai fatto 17. Non ce l'ho fatta. Tu vai per colpire, ma c'è dai come un colpetto, ma non ti muovi, anzi ti muovi verso avanti e vai a tastoni, non vedi assolutamente nulla. L'odore è intenso, l'umidità è molto umido. Come vuoi avanzare, ragno? Allora grido a altissima voce: non preoccupatevi per me, troverò la giusta morte o ucciderò qualcuno. Ci penso io qui. Porca tranquillo. Tu gridi con violenza? Sì. Certo che lo fa. Ti sembra uno che non grida con violenza? Voi sentite le grida provenire da dentro. Quello che senti è uno squittio più veloce. Gli altri rumori si fermano. Non sentite. Tu che sei dentro non senti nessun rumore. Voi, anche voi, cioè voi siete fuori. Che cosa volete fare? Io chiedo a Ragno. Ehi, senti, è molto sporco lì dentro. Arrendamente sporco, è bellissimo. No, non c'entro. io metto lo scudo via, prendo la torcia, prendo la mazza e entro urlando: Char, mia dea, sai, sono qua per te, sono pronto a sacrificarti tutti quelli che entreranno qua dentro e quelli fuori. Là non c'entro sicuro. Scusate, no, ho detto. Quindi questa cosa. No, volevo dire, andiamo, salviamo Ragno. Ah. Io entro, mi ci butto proprio dentro. Io provo a entrare con loro, però a quanto ho capito non ci passo. No, ma io la porta la rispalanco. No, se spingete tutti assieme, cioè semplicemente lo... Sì. Lo aprite senza problemi, eh? Ok, io la prendo l'ascia e faccio... Anna, ma aiuta con l'impicciato, va! Ma secondo me in realtà invece ha trovato un po', un po' il suo habitat, secondo me sarebbe felice da solo qua, no? Sì, è meglio per lui. Ma forse sì, però mi dispiace un pochetto per gli altri, si faranno sicuramente uccidere in maniere veramente molto molto dolorose. Cioè, voi vorreste andare via? No. no, mi sta scherzando. Perché? Io resto qui a sentire le urla di morte dei nostri compagni. Ma dobbiamo andare a salvare la ragazza. Vabbè, abbiamo stabilito prima, abbiamo fatto la votazione, adesso ve ne volete andare. Facciamo le cose fatte bene. Mia nonna lo diceva sempre, per uccidere i batteri non c'è niente di meglio del fuoco. Tiro fuori una torcia e la accendo col cerino. Io accendo la lanterna, prendo l'ascia e entro. Accendo anch'io la torcia. E a questo punto io una fiasca. Visto che sono tutte le luci, prendo lo scudo e la mazza. Ma noi ti rispettiamo, Narada, ti rispettiamo. Sì, andiamo. Perché c'è Davide Pasticche, c'è Davide. Anzi, voi entrate
fate all'incirca un 9 metri in questo corridoio stretto, lo vedete, è una tomba, comunque è scavata all'interno della roccia, è vecchia, non è stozza da schifezze, è solo molto chiusa. Vi ritrovate all'incerto di una enorme stanza, è una stanza di 15 metri per 15 metri, molto grande, con un corridoio sulla sinistra, un corridoio sulla destra e un corridoio frontale. La statua, vedete che c'è quello che è ritratto un nobilotto con un'armatura e un elmo tenuto sotto braccio, con una targa sotto, con scritto: qua giace il fondatore della Rocca Inespugnabile, Lord Mark Matthew Munar Spedra, morto per difendere la rocca mentre veniva conquistata, che da quel giorno cambiò nome in Rocca Abbastanza Inespugnabile. Ammazza, è targa lunga. Bella targa. Io non ho letto bene il nome del fondatore. Lord Mark Matthew Munar Spedra. Nicola, okay. Io non ho capito dove so, però, perché io non voglio stare con loro, io mi voglio lanciare verso... Questo ho capito. Allora, tu non vedi un cazzo, cioè tu prima che entrassi loro non vedi un cazzo, quindi se tu vai dritto a manetta, ti becchi in faccia la statua. Perfetto. Quindi noi arriviamo Perfetto. Lì. Perfetto, quello che voleva lui. Quanto hai, Cia? Quanto hai, Cia? Aspetta. 15. E prova a tirare come se fosse un tiro d'impatto, no. Tu vai, sbatti, senti il coltello che ti entra un po' più dentro, quindi... Oh, che dolore, che gioia, il dolore! Cadi indietro, voi arrivate... guardando, perché comunque ha fatto 6 metri, 8 metri prima di voi, quindi poca roba, e c'è Ragno, questo coltello, che gode, che sta soffrendo, è sdraiato per terra. Voi non sentite più un rumore, mentre prima quelli che sentivi tu, si è azzettito tutto. Ragno, lo possiamo togliere, per favore? Io dico, bravo Ragno, l'hai ucciso. Siete venuti anche voi? Sì, ho sentito dei rumori prima, c'è ancora qualcosa di vivo in questa grotta. Noi. E purtroppo per ora poco noi. Ragno, però ti devi dare una calmata, perché sì. Qui cioè, ci hanno detto che è pieno di goblin, se fai sto casino nel buio questi qua arrivano Master, ho anche sputato sulla telecamera, no, arrivano subito, cioè, bisogna capire un secondo, guardiamo dove siamo, non puoi fare devastanti, urla allucinanti, ma non sentite un suono in risposta. Oh, devono essere andati via. Io la mano come tua madre non me la metto, quindi se qualcun altro vuole zittirlo, ma io ho una brutta esperienza. Arbitro, tiro su ascoltare. Vai, faccio cagare, però va bene. Sempre. Mi sembra che è 1-2 su un D6, no? Cos'è il tiro di ascoltare, scusate? Sì. Cosa vuol dire? Ascoltare? Per capire che cosa... Ah, sì, certo. In teoria dovreste appoggiare l'udito su una porta, ma in questo caso qua, come ladro, ha un bonus in più. Okay. Quindi è un origliare porte, giusto? Esatto. In questo caso qua lui ascolta. No, niente, ho fatto 3. È 1-2 ascoltare di primo livello. Beh. No, tu hai hear noise, non è ascoltare origliare porte, il tuo è HN. Tu devi tirare. Quanto hai fatto? 3. Non è un D6? È 1-2 il risultato, mi sembra. Sì, esatto, no? Esatto. Quindi niente, non sente niente. No, tu quello che senti è una calma allucinante. Senti come dei rumori. Probabilmente ci sono dei topi da qualche parte. Sì, quelli portano malattie. Andiamo dall'altra parte. Anche Ragno. Mi sembra di sentire qualcosa strusciare da qualche parte, provenire all'interno di questa tomba. Non capisci. Da che parte? Tu hai detto che siamo in una stanza 15 per 15. Senti, una stanza di 15 per 15, considera che hai. La stanza è una stanza... probabilmente è affrescata, ma con la vita di Lord Mark Matthew Munar Spedra. È esattamente a metà delle mura a est e a ovest, e a metà del muro a nord, si aprono dei corridoi. Ma i rumori che sentiamo, questa specie di squittio così, da che parte? Lo squittio arriva a destra, voi non sentite nessun tipo di rumori da nord.
posso fare una proposta al mio... cioè, qualcuno ha una corda, possiamo usare... possiamo mettere un collare a ragno? Cioè, ma non troppo ma io stretto, sono, però sono un collarino... per le costrizioni. Cioè, poi gli piace, scusami. È divertente vederlo andare a morire. No? Cioè, no? Che a me mi... cioè, so caotico, no, fallo, fallo. Però cioè, stai dicendo di legare ragno? No, legare. È per la sua sicurezza. Ma no, mettiamo... lo pruffizziamo tipo i bambini. Ma era per la sua sicurezza. Glielo spieghi te, Trinkel. La corda stringerebbe il collo? Ma gli piace pure la sì, asfissia. Sì, 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 sì. Allora la corda! Chi lo tiene? Io ci do la corda. Allora ragazzi, chi tiene? Allora potete farlo senza problemi. Il problema è chi tiene ragno? Chi tiene ragno? Cerco un albero. Oh. Cerco un albero. Non siamo in un dungeon, non c'è un albero. No, cosa un albero abbastanza alto? Tieni una tomba che è albero abbastanza alto. Vabbè, usciamo, cerco un albero. No, facciamo un gioco con ragno. Beh, Kren, che ne dici? Lo porti tu? Lo porto io. Tu sei più saggio tra di voi. Secondo me gli stai un sacco simpatico. Ammazza, meglio amico suo. Perché c'ho la mazza con la coccia da morto lì. Quella. Ecco. Perché c'è la mazza, sì. No, Andrea, sempre così con te. Vabbè, lo tengo io, ok? Io ho una mazza in mano. Io sono entusiasta della cosa. Mi piace ma la corda è la mia, quindi. Lo so che sei la corda è la tua, Narada. Adesso sta a voi scegliere dove andare. Allora io annuncio tutto in giro provando il guinzaglio. Io fossi in Mastro Narada, poi la corda la butterei, dopo. Allora, io parlo con Ragno come se fosse un cane. Bello, bello, che senti? Che si sta facendo? Che si sta? Che sento senti? Qualcosa, Nico? Dove, dove? Annuncio e ascolto tutto in giro. Allora, tu senti una puzza intensa, molto intensa, provenire da nord. Ok. Un odore lievissimo provenire da ovest. Che tipo di ovest? Ma tipo di animale, qualcosa del genere. È un odore di animale un pochettino più intenso da est. L'odore più forte arriva da nord. E allora punto verso nord e si fa da questa parte, da questa parte, andiamo, andiamo. Dove dice Rudolf? Andiamo da Rudolf, vai, vai. Ma sai che io lo seguirei proprio. Tanto lo seguirei proprio. Fate andare avanti i professionisti. In che? Come camminate? Io dico fate andare avanti i professionisti e vado avanti. Davanti c'è Ragno, no? Non che c'è sta Sneaky. Tirando la corda. Con... infatti, anch'io lo immaginavo così, però da quello che ho capito vuole andare davanti Sneaky Sneaky. Vieni con me, cammina mia. Sì, tengo un attimo fermo Ragno e faccio passare Sneaky avanti. Stai attento con quei piedi da umano, i tuoi movimenti poco aggraziati. Fai andare avanti gli elfi che trovano le trappole. Ma ne conosci qualcuno quindi, Sneaky? Io mi metto dietro. Mi metto dietro. Naccia. Naggia. Beh, io allora siamo da Sneaky. Quanto ci censuriamo. Cioè Sneaky, Ragno, io. Sì. Io mi metto dietro al chierico. Ecco. Bravo. Metti pure io dietro. Che gli guardo il culo mentre cammina. Poi c'è BB. Sneaky avanti e dietro tutti quanti. Esatto. Perfetto. Va bene. Verso nord. Io Ragno. Quindi. Ma arbitro, io avanzo con la fiaccola in avanti, sì. E in punti cruciali, tipo al barcare di una porta o allo svigolare di angoli, cerco trappole. Allora, voi un bellissimo 20%. Andate avanti per quelli che sono 9 metri, dopodiché il corridoio svolta a destra per altrettanti 9 metri. Ah no, 10%. Vi rendete okay. conto? Si apre in una stanza di 3 metri per 8, no scusate, mi ho detto cazzata, 3 metri per 9, e vedete che per terra ci sono dei resti di qualche pasto, ci sono delle tracce lasciate alla rinfusa, e c'è anche quello che sembra essere probabilmente era un piccolo fuoco, è ancora abbastanza tiepido. Con la vostra torcia voi vedete che le tracce
proseguono verso nord. A nord c'è un corridoio che prosegue dritto e un corridoio invece che a 90 gradi va a destra. Io dico di far scegliere Rudolf. Bello, bello che sei. L'odore da dove viene? L'odore che hai sentito prima tu molto intenso proviene sempre da nord. A destra non senti nessun odore. Continua a puntare verso nord. Ok. Vai. Punti verso nord, c'è un piccolo corridoio di 6 metri per 3. Dopodiché c'è un piccolo corridoietto della lunghezza di 3 metri che fa un angolo di 90 gradi verso sinistra e noti che un'enorme stanza di 12 metri per 12 metri si erge davanti a te. Per un istante riesci a vedere una bellissima donna sdraiata a terra e una figura chinata su di lei. Non riesci a capire che cos'è. Ti sembra quasi un gnomo con un'ascia. Ma in quello un goblin, 2, 3, 4, 5, 6 goblin ti saltano addosso, perché erano tutti quanti nel bordo inferiore, hanno sentito le tue urla ed erano pronti per un'imboscata. Allora, signori, iniziativa. Io lascio prima ragno, di tutto attaccami i goblin. Io lascio ragno, diciamo, tranquilli, non morde. Cioè, in che ordine la tiriamo? Allora, l'iniziativa, prima attacco io perché vi ha preso di sorpresa, premissima cosa. Dopodiché tirerete iniziativa. Tiriamo un D6, chi fa più alto. Sì, sì, aspetta, prima toccano a i sono... Ah no, alla fine no, scusate, sono 3 goblin, dai, abbastanza decenti. Poi mi spiegate anche a me dopo. Quando... Sì, no. Un D6 e mettere il modificatore di iniziativa se ce l'hai. 2. Da sulla schiena. 1, minchia. 20! 1, 2, 20. Vaffanculo. Ti colpisco solo con uno. Che fa un attacco di... Ah no, beh, dai. 1, 2, 20, quindi è un di 20. Sì, no, no, io 1, 2, 20 ho tirato per colpirti con i 3 goblin. Ti colpisce solo uno. Che cazzo sta il modificatore di iniziativa? C'è scritto di lato, c'è scritto iniziativa in basso della scheda di lato. Anch'io non l'ho trovato. Ragazzi, ecco, guardate la scheda. Guardate la scheda. No, lo dico per Dani. Dani, guarda la scheda. Sì. Incontri, vedi che c'è iniziativa. Sì. Ok. Lì ti dice, ti tiro... ragazzi, il critico, il 20 è sempre successo, non è un critico, non si moltiplicano i danni. Di sé, no? Sì. Sono andato molto bene. Ragazzi, bastava che tirasse solo uno solo tiro. Male. Io tiro di 6. Chi ha più alto, di conviene tirare chi ha più alto. Dopodiché vanno tutti quelli della fazione che ha vinto, tutti quelli della fazione che ha perso. Chi ha un'arma a due mani invece va per ultimo, va alla fine. Allora io vado alla fine perché ho l'arma a due mani. Esatto. Pure io lascio la battaglia. Perfetto. E allora tiro su roll 20 i danni. No, tiro qua. Fai vedere. Ti faccio 4 danni, Robby. Okay. Il goblin, uno di questi goblin, ti salta addosso con quella che è una specie di mazza ferrata e ti colpisce pesantemente. Tu sei distratto, hai il tuo viso fuori, ti prende in pieno sulla spalla sinistra e lo senti il danno. Sono 4 danni. Ci sono 3 goblin e quello che è sembra essere un gnomo con un'ascia che vi arriva, vi sta cercando di inseguire. Quanto avete fatto? 6. Siete prima voi. Chi vuole partire? Vabbè, io sono più vicino al ragno. Io lascio. Sì. Parto io, che so quello che ha vinto l'iniziativa. Vai. Quanti goblin c'ho addosso? Tutti e 3. Però posso fare un solo attacco per turno, no? Sì. Ok, allora do una spadata, estraggo la spada che è il mio unico avere e affondo una spadata sul primo goblin che c'ho sotto. Perfetto, mano. Vai.
Guarda se hai modificatori, qualsiasi cosa che tu abbia, dovresti avere modificatori al tacco per colpire. Sì, allora aspetta, di 20, il tiro puro è 19, ho già preso. L'attacco per colpire devo guardare... Di 20 più, se scritto modificatore è in mischia, sotto la CA... Mischia più 2, 21. Fai 21, lo colpisci in pieno, tira per i danni. È un D8 più 2. Sì. 4 danni. 4 danni, lo uccidi. Ottimo. Come lo uccidi? Finalmente ragno ha il sangue addosso. Come lo uccide ragno? Ragno è ferito. La tua estrae la spada, c'è il goblin che ti ha colpito, che sta estraendo la mazza ferrata dalla tua spalla. Ok, la spada io la portavo al fianco, la estraggo e lo taglio a metà, il sangue mi schizza in bocca e io ne lo bevo entusiasta della cosa. Finalmente ho ucciso qualcuno oggi, altrimenti avrei dovuto uccidere uno dei miei compagni! Per niente impicciata sta cosa, bene? Va bene, va bene. Gli altri goblin ti guardano esterrefatti. Sono sconvolti da come tu hai trattato il loro... L'hai ucciso in un colpo solo il loro compagno goblinoide. Chi vuole andare dopo? Io sono su, io dietro di lui. Io mi ci butto. Cioè, vai. Non so, ditemi voi. Vai te? Io sono subito dietro ragno perché ce l'avevo al guinzaglio. Io ti voglio dire una cosa, come azione, diciamo, prima di attaccare, posso cacciargli la pozione in bocca al ragno che lo vedo che sta male? La pozione, prendere la pozione è un'azione. Ok, allora attacco il prossimo goblin che c'ho vicino. Il goblin che... Vai, il goblin che... davanti a ragno ci sono altri due goblin che hanno cercato di colpirlo ma non sono riusciti a prenderlo. Tiro su di 20, vediamo. 11, 12. Hai fatto 12, non lo colpisci, vai per colpirlo, il goblin è più rapido di te, quindi si sposta e non riesce proprio a colpirlo. Narada, sì. Osniki, voi due siete Andrea e Trinket siete dopo, vero? Sì. Narada e Sneaky. Vai, è uguale. Ok, io vedo lo gnomo che ci carica e mi preoccupa quasi più di questi goblin. E lo vorrei frecciare, ma siccome c'ho l'arco sopra, mi devo liberare della torcia, perciò gliela lancio in faccia, urlando palla de fuoco, e... già un primo episodio, bravo! Allora... E mentre lancio, poi prendo nell'azione, se è bonus, non mi ricordo se qua è bonus, prendo l'arco. No, allora, Sneaky, questo qua è un attacco, quindi come si fa un attacco a distanza? Okay. Lanciandoli, ti rendi conto che questo gnomo con l'ascia che si avvicina verso di voi, in realtà non è uno gnomo con l'ascia, è un goblin più grosso degli altri, praticamente è il loro capo. È estremamente incazzato. Estremamente. Okay. Lancia per colpire. Guarda che cos'hai a distanza. Guarda che cos'hai in distanza. Guarda quanto ho fatto, più Madonna. Che altro. Madonna. Uno più tre. Ho chiuso. Più due. Fatemi aprire, ho chiuso sbaglio. Uno col D20. Ah, basta, non è fallito. Tu vai per colpirlo, il tipo prende al volo la torcia, vi illumina, e vede che ci sono... due nani con voi. I nani sono nemici giurati dei goblin. I goblin li attaccano a vista. Mm-hmm. Quindi sentite delle parole in goblinoide. Ciao, come stai? Tu li capisci, Andrea? Che stanno parlando la tua lingua proprio. È tipo bergamasco, pensavo. Sì. Quindi vedete che stanno per attaccare i due nani, ma sta a Narada. Narada. Ma io intervengo, vado subito su quello più grosso, perché comunque vorrei attaccare quello più grosso. Ma tu c'è gli incantesimi, no? No, ne io ho solamente quello che ho già usato. Ah, quindi, Charm, ok. Sì, esattamente. Che, quindi in questo momento però devo capire cosa... Cioè, io ho la spada... Hai la spada, ti conviene attaccare con la spada. O con la spada, okay, quella che hai... Quindi? Tira un D20. Tira un D20, più nella scheda PG... Sì. Sotto combattimento hai bonus di attacco in mischia.
PFCA combattimento, un bonus di attacco. Dov'è? PFCA, quella terza casella sotto. PFCA forra gli attacchi. Esatto. Più due. Dai, quindi devi tirare un di 20 e sommare il più 2. Ok, allora un attimo. Ho tirato, no, di 20. Puttana, è da ci 12. Facciamo oggi. Quanto hai fatto? 10 più 2, 12. Purtroppo ha in mano la torcia, te la va quasi per mettere davanti agli occhi, il bagliore della luce ti distrae e il tuo colpo non riesce ad andare a fondo. E ci sono i due nani con i due goblin già su di loro. Un goblin cerca di coprire Andrea. Adesso togli solo un pezzo. Il silenzio. 14. Ha preso. Ti ha preso. Ti fa un di 6. Anche lui ha una... una mazza. Ti fa 3 danni. Bene. Con estrema cattiveria ti colpisce di lato. Andrea, eri distratto. Oh. Pensavi che la spada di Narada tranciasse tutto quanto. Invece non è stato così. Il secondo goblin attacca invece Trinket. Mi sa che... Ma aspetta, te lo dico subito. Allora, senza armatura, 11, però aspetta. Con l'armatura... Preso... 14... C'è il meno. C'è 14. Perfetto, un di 6 anche a te. 3 danni anche a te. L'altro, saltando sul suo compagno goblin, ti attacca e anche a te questo attacco è letale. Ti capisci? Ti capita proprio sullo sterno. Senti il rumore delle costole fratturarsi. Trattieni il respiro, ma è estremamente forte. I due goblin si girano verso il loro capo, che è sempre più contento, alza in questo caso la sua clava, è lontano dai due goblin e la batte su una rada. È la sua ascia. Che ragazzino. Narada però fede l'ascia. Lo scudo non serve a niente, no? No, ma ha fatto due. È impossibile che ti abbia preso. Alzi il tuo scudo e l'ascia si infrange sul tuo scudo, tu la fai scivolare, le scintille illuminano la stanza. Vedete in fondo il corpo di questa bellissima donna bionda sdraiata per terra, ancora immobile. Voi vi arretrate e siete pronti a combattere, Andrea e Trinket. Yes. Chi va prima? Io ho visto che so il goblin. Sì. Intanto gli dico esattamente che lavoro fanno le loro madri, dicono che danno pure il resto. Senza fare lo scontrino e li attacco con la mia ascia da battaglia. Vai di ascia da battaglia. Yes, lo tiro. Devo tirare di 20, no? Sì. Guarda che modificatore hai. 19 più 3. Perfetto. Direi che l'hai abbastanza preso. Yes. Lo colpisci, tira i danni. È un di 8 più 3. Esatto. Aspetta. 7 danni. Vabbè, esploso. La tua ascia si abbatte sul goblin, ma sei talmente incazzata, Trinket, dal fatto che ti abbia ferito, che non vuoi andare di taglio, vai a andare di piatto, all'ultimo secondo, giri, lascia per andare di piatto, e letteralmente schiacci il goblin, che si spiaccica. Diventiamo slinky. Diventa proprio una frittella di goblin. Ragno impazzito, cioè Ragno forse si sta innamorando di te, tutto sto sangue che esplode. Esplode. C'è scudo pure sopra. Andrea, tu senti l'orgoglio della tua compagna nana, che ha massacrato questo goblin, che vorrai essere da me. Io ovviamente attacco quello che ha attaccato me, con l'ascia a due mani. Sì. Quindi tiriamo sto di 20. Sta di 20, eccolo qua.
Non benissimo. Molto male. Non benissimo. Abbiamo fatto 6. Tu, accecata e incazzata, vai per colpire, ma il goblin è più abile. Salta indietro e va alla destra del suo capitano. Il turno, ragazzi, ricomincia. Ragno, sta a te. Nicola, quanto ti sta il capitano? È attaccato, è vicinissimo a te, perché proprio è vicino al cadavere del goblin. Okay. Mi sei sono saltati addosso, a meno che tu sia mosso da qualche parte, ragno. Senti, quanto fa la pozza? Di cura? Uh-huh. Un D6 più 1. Posso rotolare via e bere la pozza? Sì, senza problemi, non c'è attacco di opportunità, quindi mi dici mi sposto più lontano possibile e bevo la pozza. Allora, rotolo via cercando di aggirarli e bevo la pozza. Perfetto, tu rotoli via, senza problemi, apriti, sì, scusami, tira un D6 più 1. Quello che ho tirato adesso, vai. Vai, fai tu. Curati dei danni che vuoi. Chi era andato dopo? Krennos, Nicky? Vado io. Io attacco il capo goblin. Perfetto, il capo goblin è davanti a Narada, stanno combattendo. Narada ha appena parato e sta alzando la spada per abbattersi sopra di lui. Il capo goblin tira indietro l'ascia e sta per attaccare. Vai Kren, di che parte sei? Loro sono uno davanti all'altro. Io sono, diciamo, il goblin è osceno, lo senti vicino. Narada, tu senti il fiato marcio di questo goblin davanti a te, riesci a vedere gli occhi iniettati di sangue, un occhio è anche mezzo sguercio. È una cosa disgustosa la cosa. Quale occhio è mezzo sguercio? Il sinistro. Io lo attacco dal lato sinistro, allora, se perfetto. Vai. Così magari non ci vede bene. Vai. E che cazzo? Sei. Come? Ci vede benissimo. Era proprio, tu lo attacchi con la mazza e lui la ferma amoroso. Così. Guarda e dire, ma che cazzo fai? E ti lancia via la mazza. E addirittura, ma che avessi fatto uno. Tu senti una voce dentro di te che ti dice, Kren, sei non va bene. Arbitro. Dal 13, Kren, 13, dimmi. Credici nel 13, Kren. Dopodiché la voce 13. 13 del 13, Kren. Ci vuole un 13. Lingua. Sneaky, tocca a te. Tu hai appena lanciato una palla di fuoco e merda. Sì. Allora, tutto questo sangue, sto sbudellamento da mostri così schifosi, mite pelle, perché potrebbero attaccarmi delle malattie. Sì, perciò... pensa che poi sono anche zozzi, sono slimosi. No, schifo proprio. Proprio Riccardo, Faccio dei passi indietro. Qua, ho preso il mio arco, perciò faccio qualche passo indietro e alle spalle penso che mi sia passato accanto il capo. Sì, se sei vicino hai più uno per tirare, in più, è un vantaggio. Sì, ma io non è che mi divincolo, abbastanza indietro, sta lontano dal sangue e freccia alle spalle. Perfetto, vai. Tizio. Ok. Sono molto fortunato stasera con i dadi. Mamma mia. 4. È vero sta cosa che tira i dadi su Roll20 fa sempre dadi bassi? No, sì, è vero. Questa qua è il karma, visto come si è comprato in merda nella vecchia campagna, questo qua è il karma. Tu vai per tirare la freccia, alzando l'ascia per colpire Narada, il goblin, la freccia si incastra esattamente nell'asta della lancia, lui la guarda, la spacca e la lancia via. Io gli urlo, ci vuole un 13, comincia a urlare così. Narada, tu non hai idea di che cosa stia dicendo il tuo compagno. Soldatino e Bernadette. Esatto. Ti sta per attaccare. Tu hai il tuo scudo alzato. Alzi la spada. Che cosa vuoi fare? Voglio attaccarlo, voglio provare a sfondare il colpo. Vai! Una cosa prima che chiedevi dello scudo. Quando hai fatto il personaggio, la tua classe armatura calcola anche lo scudo. Quindi sa quando stai in battaglia, sostanzialmente lo scudo è come se ce l'hai sempre. Più. No. Perdi meno uno se usi l'arma a due mani. Ok, grazie. Figurati. Allora tiro il dado? Sì, tira il D20 più il modificatore che era più 2. Tira il D20 più, ci aggiungiamo il più 2. 14. 12 più 2, 14. Tu avevi questo numero in testa, il 13. Quindi 14 funziona. La spada... si abbatte. Tirami un D8 più 2. Questo è un 14. Aspetta un attimo. Ma che dice? Ti preoccupa.
2 più 2 4. Il colpo si abbatte, lui va per cercare di pararlo, però tu sei più veloce, lo sfregi e la, vedi proprio la sua carne dell'avambraccio sinistro che gli fai una bella ferita. Non riesce ad andare a fondo in modo da tagliare l'osso, però la ferita è abbastanza copiosa. Inizia a perdere parecchio sangue, ma è il suo turno. Narada, ormai è una cosa personale. Alza l'ascia e la batte su di te. Non hai tempo di scappare. Oddio, che faccio? Sei. Tu hai la prontezza, nell'esatto momento in cui l'ascia cade, non solo di spostarti di lato, ma anche di dargli un colpo con lo scudo, in modo tale che lui vada a sbattere contro la parete, nell'avambraccio insanguinato. Quindi è furente, però è anche alla mercé dei tuoi compagni. L'altro goblin... Arbitro, grazie per il tiro basso. Sì. Non l'ho fatto, cioè purtroppo io tiro sempre grazie, davanti. Grazie, arbitro. Grazie. L'altro goblin, invece, vi sta deridendo. È solo, prova a lanciare la mazza addosso alla nana che ha ucciso il suo compagno. Quindi non ad Andrea, ma a Trinket. 11. Non ti prendo. No. Sottile. Fare con quel gesto di no. Pre-Raffaelita. Esatto. La mappa neuromantica. La mappa vola vicino, sentite solo rimbalzare nell'oscurità. Io sempre in goblinese gli dico che sua madre combatte meglio di lui. Vedi che lui ti guarda e dice... impazzisce, ha insultato la mamma di un goblin, non si bisogna mai insultare la mamma di un goblin, e sta a voi, sta a Trinket e ad Andrea. Ok, e niente, io mi prendo sempre l'ascia e cerco di fare la doppietta. Quindi... vai. 20 più 3. Aia, niente, 9. Tu vai per colpirlo, ma anche in questo caso chi colpivi, il capo o l'orchetto, o il goblin piccolo? Quello che ha cercato di attaccarmi. Il goblin piccolo scappa dietro al suo capo, prende dalla schiena del capo quello che ha un coltello e ve lo punta. Non riesce a farlo, è molto abile, ragno un coltello. È molto abile, tu il dolore che hai provato nel costato ti fa difficoltà a muoverti con agilità. Andrea, sta a te. Se non ho capito male, sono rimasti solo il capo goblin e il goblin ingaggiato. Esatto, con Trinket. Esattamente. Ok, io ovviamente cerco di salvare la mia sorella Trinket, e quindi attacco quello che sta ingaggiato con lei. Faccio 20 naturale. Perfetto, lo colpisci. Vedere. Tira i danni. Un D8 più 3. No, più cos'è? Più 2. Un D8 più 2, ok. Cacchio, star D8, eccolo qua. 4 più 2, 6, quindi prendo con tutte e due le mani l'ascia e gli faccio, non si toccano le principesse, e gliela do in testa. Gliela do in testa, gli conficchi letteralmente in testa, alzandolo, adesso hai anche il goblin attaccato all'ascia, che andeggia a destra e sinistra come un pazzo. C'è ragno rotolato in fondo, c'è il capo goblin che si sta guardando in giro. Maestro, devi sentire che dice queste parole, ma non c'è nessun altro nella stanza. Ragno, che cosa fai? Ti sei curato? Fammi capire, io sto alle spalle del goblin, del capo, sì? Goblin, sostanzialmente, sì? A mezza via tra il capo goblin e la donna. Esatto, e la donna sdraiata per terra. Totalmente una vittima, giusto? No. Sì, sì, cosa non ho capito. Sembra una vittima, cioè sembra... No. È bella, no. È molto bella, è molto, allora, molto facciamo così, tiro un dado a 20, se faccio più di 15 attacco la donna. Oh no, ok, no, attacco il goblin. Perfetto, vai tu, guardi un attimo la donna, riguardi il goblin, la donna a te sembra morta, quindi non è più interessante, attacca il goblin, tiro. No, scusate, sto sbagliando i dadi. Eccolo.
18 più 2, 20. Lo prendi in pieno. Un di 8 più 2, cos'hai? Io 2, no? 5 punti ferita. Tu da dietro gli salti addosso, lo trafiggi, però la ferita non è mortale perché lo prendi esattamente sopra il rene, quindi non tocchi degli organi letali, mortali, gli infliggi però un'enorme ferita. Quando la spada, un fiotto di sangue ti arriva addosso e tu sei felicissimo. I tuoi compagni ti guardano inorriditi, schifosi, per un attimo ti cade l'occhio sul goblin vanzolante di Andrea e sei sempre più esaltato da questa nana. Questa Andrea che sta alzando questo enorme goblin. Crane, sta a te. Senti, io mi sono reso conto che Ragno ha avuto una brevissima esitazione, voleva attaccare la nostra poveretta. Guarda, se vuoi puoi prova a fare un tiro di intelligenza. Quanto sei? No, un tiro, guarda quanto hai intelligenza, fai un di 20 sì. E tiri sotto. 12, non è che sono proprio una cima. Però vabbè, più è 50. Ho fatto 12. Assolutamente te ne sei accorto. Hai capito che per un attimo ha avuto un cedimento. Poi allora, fatto, visto che comunque mi sembra la situazione sia abbastanza così, invece di attaccare il nostro amico Capo Goblin, con estrema discrezione riprendo il guinzaglio di Ragno. Sì, ok, lo tieni a distanza. No, lo tengo che stia lì, che eviti di andare verso di lei. Se vuoi puoi attaccare il capo goblin, Per farlo ho mollato lo scudo, ovviamente, quindi una cosa attacco, prova a attaccare il capo goblin, vediamo se per una volta viene una roba fatta bene. Niente. Arbitro, perché mi fai questo? E non credi nei dadi, mio giovane da Wunder, credi nei dadi e l'arbitro crederà in te. Tu senti queste voci qua dentro di te, ma non hai idea di che cosa si i dadi, le cose, cioè tu pensi che ci sia un'entità superiore che stia giocando a dadi con la tua vita. La distrazione non ti fa colpire. Sneaky. Sì, allora io tiro un di 20. Se faccio meno di 20, attacco Ragno. No, prego, tu non te ne stai accorto, Sto scherzando. Sto scherzando. Sei distante con la collana. Che cosa vuoi fare? Vuoi risprecciare? Sì, la terza è quella buona. Attacco, vado. Vai, Dai, Sneaky, che ce la fai? Dai, Sneaky, credi no, dadi. No! Sneaky, no! 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 Siamo offline. No, è cascato proprio tutto Switch, mi sa. Mi sa che siamo offline. Non male perché ho mezzo bestemmiato. No, perché non c'è problema? Fammi vedere. Possono fare su Twitch. Sì, no, si vede. Mi dicono che siamo on in realtà. Mi ci sento. Siamo on a posto. Basta fare un refresh della pagina, ragazzi, perché quindi, ci siamo, grandi, continuiamo, quindi se puoi bestemmiare se vuoi. No, quindi no, c'è Sneaky, hai bestemmiato. La tua freccia c'è, cioè, lanci e va a incastrarsi vicino al prete che sta al chierico che sta tenendo Ragno. Ops. Vai te. Non volevo. Così. Narada. Sì? È la tua occasione. Io vado, voglio attaccare il capo. È il capo, c'è il capo, l'ultimo rimasto. Quindi? È abbastanza ferito. Attacca. È parecchio ferito. Attacca. Vado. Vai. 11. Vai. Una merda. 11 più? 11 più 2. Ah no? Già incluso il 2. 11 più 2. Questa volta vai per di nuovo contrattaccare con la spada, ma il goblin salta un movimento. Quindi ti ferma il polso con la sua... con la mano, prende l'ascia con una mano sola e cerca adesso di attaccarti lui. Ti credo. Porca troia. 15 più 1, 16. Che vuol dire? Quanto hai di CA? Dovresti avere di più, se non sbaglio. 17. Affacculo. Va per colpirti, tu capisci cosa vuol fare? Per un secondo, visto che ti sta tenendo il braccio, lo tiri verso di te, quindi non riesce a colpirti, lascia
cade per terra, colpisce il suolo perché lo hai sbilanciato, riesci a divincolarti di nuovo con la tua spada e col tuo scudo. Gli altri sono morti, quindi mancano i due possenti nani, un nano con la sua ascia e l'altro nano con una goblin ascia, perché c'è l'ascia attaccata al goblin. Giustamente. Trinket, sta a te. Comunque pare che Twitch abbia grossi problemi. Twitch in generale, sì, mi sa. Sta zompa Twitch. Vabbè, portiamo a fine sto scontro, poi magari ci fermiamo. Vabbè, anche perché siamo arrivati precisi quasi a mezzanotte. Sì, sì. Vabbè, niente, io mi avvicino e cerco di fare affetto quello che è scrollato Narada. Più che altro perché raggiunge l'altro che è incastrato sull'ascia. È estremamente ferito, Vai, tira per colpire. Ok. Sempre di 20 più 3, no? Sì. 15. 15, ma non hai fatto nessun tiro pari? Quell'altro non è ancora cambiato. Parecchi pari, però aggiungendo il modificatore. Lo so, infatti per quello è... tu lo colpisci? Tirami per i danni. Un D8 più 3? Sì. 9. Gli apri la faccia. Alleluia. Trinket. Era cazzuto questo Goblin King. Come lo uccidi? Visto che è tanto ferito, non penso che si possa muovere velocemente, quindi mi prendo un secondo, mezzo secondo, per cercare di prendere proprio la mira, perché lo voglio aprire esattamente a metà. Fare proprio due... Vuoi prendere la metà? Guarda, tu, il tuo colpo è talmente potente che lo... presa anche dalla foga, salti sulla tua nana amica Andrea che ti lancia, il corpo è... Poi uccidete il capo dei goblin, cade al suolo, aperto a metà. Illuminando la stanza, vedete che in fondo c'è quella che è una piccolo forziere e il corpo, tu lo vedi, Narada, di Alina, a terra. Io vado subito da lei, non mi frega un cazzo della... Il momento in cui tu ti avvicini, vedete che questa la riconosci subito Narada, tu come la fanciulla che stavate cercando, come la sorella di Jack. Alina. Ecco Alina, esatto. È molto emaciata, probabilmente sta soffrendo, è stata colpita da qualche incantesimo, qualche maledizione, non vedi che ha ferite in corpo, però vedi che soffre. Quando tu ti la cingi tra le tue braccia, è bella come te la ricordavi, se non fosse che la pelle veramente è quasi cadaverica, lei apre un secondo gli occhi, ti guarda, capisce che sei tu, ti fa un abbozzo di sorriso e ti dice solo il nome Bargol. Maestro Narada, sta soffrendo. Solleviamola dalle sue pene. Ragno, stai calmo, aspetta, fammi vedere un attimo, perché io in questo momento sono in realtà, voglio dire, sovrastato da questa emozione, perché comunque sto vedendo una cosa che mi coinvolge sentimentalmente. Ma chiama lezione? No, però... scordato. C'è qualcosa che possiamo fare? Io non lo so, perché allora, non ho potere. L'unica cosa che puoi fare, voi potete o provate a correre di nuovo nella rocca, lasciando tutto quello che c'è lì, cioè, chiamare aiuto, esatto, per chiamare aiuto, oppure arrendervi all'evidenza che non ho pozioni, Alina, non ho niente, non c'ho. Esatto, sta. Ma non la posso morendo. Prendere e portar via, scusa. La prendo, la sollevo e provo a uscire. Assolutamente. Farà sicuramente meglio l'aria fresca di quel. Assolutamente, potete prendere e portarla fuori. Tu la alzi e vai per portarla via con questo nome che ti continua Bargol, a evocare nella tua mente. Bargol. Maestro Narada, perché la porta via? La possiamo uccidere anche qui? Oppure se proprio non la vogliamo uccidere, qualcuno può darmi una bozza? Hai ragione, Kuren, pensaci te, per favore. Certo, la curo subito con uno dei miei incantesimi. Vedi che faccio finta di dire un incantesimo e cerco di versarle di nascosto la pozione a questa tizia. Le,
gliela versi senza problemi, fa un di 6 più 1, facciamo si fulla, dai, sono gentile. Vedete che immediatamente Alina riprende colore, è ancora più bella adesso che è di nuovo in forze. Ti guarda, Narada, dove è andato Bargol? Oh mio Dio, Bargol. Il mago, quel mago, si è unito alle forze del male. Dobbiamo assolutamente ritrovarlo. È ancora qua o è scappato? Vedi che è disperata, è all'interno. Siete all'interno di questa tomba che probabilmente ha anche altre stanze che voi non avete controllato. Nicola, non sapete che cosa contengono, ma... In tutto questo, scusa se ti interrompo, mentre loro andavano sul corpo, la controllavano, io sono passato tranquillamente dietro e sono andato al forziere. Però, intanto loro sono andati fuori, ci sono... Sì, no, questo lo facevo... Non siamo andati fuori. Cioè, non volevo interrompere, però... State andando, diciamo, nella stanza dove era prima, dove c'erano i primi goblin. Tu vai per aprire il forziere, lo apri, ti letteralmente sgrani gli occhi. C'è Alina di nuovo sveglia, ci sono delle altre stanze da esplorare, ma il resto alla prossima sessione. Ah, stavolta non è un mimic, pezzo di merda. Stavolta non c'è il mimic, stronzo. Non c'è. Ti dico solo le monete d'oro che trovate, perché potete dividerle. Sì, che trovo. XP ve li dividete tutti, le monete d'oro te le puoi tenere. Vedremo. Tu, se non gliele vuoi dare. Allora, le monete d'oro. Le segno. Eccolo qua. Che vanno valgono come pix, giusto? Sì, come pix. Io sto scrivendo tutto dietro a una bolletta. Fate in totale... E le prende sneaky. 1200 XP. Da dividere? Sì. Quindi... Più 600 XP. 1800 XP da dividere in 6. 300 XP a testa. Io c'ho quella cosa del 10% in più, vero? Se tutti quelli che hanno 10 qualcosa in più lo aggiungono. Ma fai fa matematica, ammazza e cattiva. Mi sembra ce l'avevo pure io. E inoltre vedi che c'è anche all'interno di questo forziere una spada e un'armatura. È bella la spada? Sì, è molto bella, però la vede, è andata a aprire solo il forziere solo. Ah, ok. Signori, che dire? È stata un'emozione. Visto che comunque Twitch ha deciso che la sessione di post chiacchiere dopo sessione non ci sarà. Ragazzi, grazie. Grazie a voi, mille. Grazie a te. Ma grazie a voi. Grazie a voi, ragazzi. È sempre figo ricominciare a giocare assieme e sarà sempre più divertente. Non vedo l'ora di continuare. Aie. Grazie. Aie. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao signori, un bacione. Ciao figoni.